Scusate, signori consiglieri, se vi accomodate possiamo iniziare i lavori, grazie. Accomodatevi, consiglieri, per cortesia. Buongiorno a tutti. Chiedo al segretario se c'è il numero legale. C'è il numero legale. Bene, grazie. C'è il numero legale. Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Nomino scrutatori, consiglieri Matteo Loro, Michele Quaia, Riccardo Piccinato. Risultano assenti i consiglieri Del Ben, Bevilacqua, Tavella. Arriveranno in ritardo i consiglieri Manzon, Chiaradia e Piccin. Bene, preliminarmente voglio dare il benvenuto al nuovo segretario comunale, il dottor Primo Perosa, che molti di voi già conoscono. Benvenuto. Comunico al Consiglio che il verbale della seduta precedente è a disposizione dei consiglieri anche in formato digitale e che può essere consultato il verbale anche con l'ausilio del computer che c'è in saletta consiglieri. Comunico che, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento, qualora entro fine seduta non siano sollevate eccezioni, il verbale si intenderà approvato. Bene, vediamo ora l'ordine dei lavori. In commissione, in conferenza dei presidenti dei gruppi consiglieri, è stato deliberato ovviamente l'esame delle deliberazioni. È stata prevista una pausa dalle 13 alle 14.30, dopodiché i lavori proseguiranno. Ovviamente la pausa di un'ora e mezza sarà sempre rispettata, anche nel caso in cui l'interruzione dei lavori dovesse avvenire successivamente alle 13. Dopo 13.30 si ricomincia alle 15. Le deliberazioni numero 7, 8 e 9 verranno esaminate assieme, pertanto un'unica discussione. Ovviamente però ci saranno autonome dichiarazioni di voto e votazioni. Bene, mi sembra di aver detto tutto, pertanto possiamo iniziare i lavori. Allora, esaminiamo la proposta di deliberazione numero 4/2014, approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale IUC. Parola all'assessore Mazzer. Prego, assessore. Grazie, Presidente. Avendo illustrato un attimino il bilancio e probabilmente con un tempo abbastanza lungo nella prima seduta, 15 giorni fa, cercheremo di essere abbastanza sintetici e lasciare più spazio eventualmente ai chiarimenti e poi all'intervento di dibattito. La prima delibera di fatto è l'approvazione di un regolamento che non fa altro che essere il contenitore, diciamo, di più imposte che vengono applicate nell'anno 2014, in particolare TASI e TARI. E quindi è un regolamento che le mette un attimino insieme in un unico regolamento, ma di fatto poi nelle delibere successive andremo nello specifico ad approvare i singoli tributi.
In particolare su questo regolamento abbiamo anche un emendamento che non so se è stato distribuito, chiedo al segretario se è stato distribuito l'emendamento sul... Lo stiamo preparando. Di cosa si tratta? Sono intervenute alcune variazioni di legge in itinere tra la presentazione del bilancio e questa seduta e ne prendiamo assolutamente atto. In particolare per quel che riguarda i terreni agricoli sono esentati, noi l'avevamo anche prima deciso l'esenzione, ma in questo caso c'è proprio un provvedimento di legge che li esenta totalmente dall'applicazione della TASI. Anche per quel che riguarda le aree scoperte, aree fabbricabili, soprattutto quelle industriali, ecco, in questo caso non possiamo dire che ci sono esenzioni, ma dobbiamo applicare un'aliquota pari a zero. Questo ci impone il legislatore, quindi abbiamo fatto questa modifica. Nella sostanza non cambia niente, non è scritto più nel regolamento che sono esentate, è scritto che sono ad aliquota zero. Il risultato quindi è il medesimo. Sempre nel medesimo regolamento IUC, che è l'imposta unica comunale, abbiamo aggiunto all'articolo 9 che i pagamenti possono essere, noi avevamo teso a incentivare il modello F24 per i pagamenti, perché dal punto di vista della registrazione nostra contabile era più semplice, però anche qui abbiamo dovuto aggiungere che dobbiamo considerare ope legis anche il bollettino di conto corrente postale, quindi oltre che il modello F24 viene aggiunto che i pagamenti di TASI e TARI si possono fare anche col bollettino di conto corrente postale. L'ultima variazione è quella relativa alla TARI. Bisogna che ci sia tra una rateazione e l'altra almeno 6 mesi di distacco. Noi eravamo abituati con la tassa rifiuti precedente sia TARSU sia TARES ad avere 2 scadenze, quella di settembre e quella di novembre. In questo caso non possiamo mantenere quelle 2 scadenze. Riteniamo a titolo indicativo di mantenere comunque le 2 scadenze, ma precisiamo che anche dopo 6 mesi da settembre, quindi fino a marzo dell'anno successivo, non possono essere applicate nessuna sovrattassa per il ritardato pagamento. Ne diamo atto sul regolamento, non l'applichiamo se qualcuno paga entro marzo, ovviamente, ma nello stesso tempo cerchiamo di mantenere l'orientamento, la consuetudine della nostra comunità, che era quella di pagare la tassa rifiuti in 2 rate nel mese di settembre e nel mese di novembre. Queste in sostanza sono il testo dell'emendamento che adesso ricevete, per il resto la delibera rimane quella consegnata e, come vi dicevo in precedenza, si tratta semplicemente di un regolamento contenitore di altri tributi che poi nello specifico andiamo a vedere. Grazie Assessore. Ci sono richieste di chiarimenti? Non c'è nessuna richiesta, pertanto dichiaro aperta la discussione. Consigliere Pedicini, prego. Stiamo trattando il primo punto all'ordine del giorno, quindi approviamo il regolamento dell'imposta unica comunale e quindi intervengo limitatamente a questo punto. Nel leggere questo regolamento devo dire che gli uffici creano il regolamento, non so se la politica abbia rivisto e corretto questo regolamento, non è sicuramente dalla parte degli uffici, non lo è dalla parte del cittadino, perché tutto ciò viene tutelato ampiamente l'amministrazione, adesso vi faccio anche un esempio, ma da parte del cittadino ci sono solo oneri aggiuntivi, anche quando le cose sarebbero scontate. Allora, al di là che già abbiamo una situazione di applicazione di regolamenti e tariffe che vanno sempre a vessare ovviamente il cittadino per ripianare le tasse comunali, ma poi avremo delle spese comunali, non le tasse comunali, e quindi poi avremo modo magari anche di scendere nel dettaglio, però se dobbiamo non solo chiedergli le gabelle, ma dobbiamo anche vessarli, mi sembra un po' cosa. Esempio, l'articolo 8A, giusto per fare un esempio, dice se il cittadino non ha versato ciò che non doveva rimborsare, sì, che non doveva pagare, noi glielo possiamo rimborsare, ma il fatto intanto non è automatico
perché deve presentare un'istanza per poter chiedere il rimborso, quindi non gli viene dato automaticamente se è accertato questo, ma il Comune si pronuncia su questo in 180 giorni. Allora, visto e considerato tutte le regole di velocità, di trasparenza, 180 giorni non è un termine congruo, si dovrebbe dire si pronuncia in 30 giorni, l'abbiamo già fatta lunga, si presenterà in 15 giorni, in 30 giorni l'abbiamo già fatta lunga, in 180 giorni. Allora io immagino che su questi 180 giorni non l'abbia scritto la parte politica, non abbia deciso che voleva che al cittadino la risposta se gli è dovuto o meno il rimborso, glielo diciamo dopo 180 giorni, l'abbiano scritto gli uffici. Perché l'hanno scritto gli uffici? Perché dice prendiamoci larghi, cioè, non stiamo a stringere, abbiamo tante robe da fare, che adesso metterci a rispondergli anche in tempi brevi mi sembra una cosa assurda, e allora scrivono nel regolamento. Però dico, la parte amministrativa politica che vede queste cose dice guarda caro mio, visto questa politica che vogliamo un po' rivedere, ristrutturare, accelerare i tempi, magari il tempo che dedichiamo a decidere una cosa semplicissima, se ha diritto o meno al rimborso, poi c'è scritto quando si ha diritto al rimborso, non è che sia una cosa così, e non è neanche una questione soggettiva, dice uno decide se sì o no, no, è oggettiva, se tu hai i titoli per averlo ce l'hai, se non ce l'hai il rimborso non ce l'hai, cioè, se i termini, quindi non è che bisogna fare chissà cosa, riunire chissà chi, trovarci chissà dove, vabbè, o c'è o non c'è. Ma perché ci prendiamo 180 giorni? A me ha stupito, leggendo questo regolamento, 180 giorni per dare una semplice risposta ai cittadini. Ma questo è, come posso dire, un campanello di allarme, scusate, è un, se volete, una spia di questi regolamenti, che poi ne troviamo anche in altri regolamenti, se poi mi devo limitare a questo, non so se dopo in questo prendiamo anche gli altri regolamenti, ma sì. Uno alla volta, va bene, allora io mi limito all'imposta comunale unica. Sì, sì, ma mi fermo qui. Allora, c'è oltre? Ce n'è anche un'altra. Dice, ma va bene, io devo pagare questo tributo, la posso compensare con i miei tributi? Dice, sì, tu la puoi compensare, attenzione, perché questo è dovuto per legge. E quale comune? Dopo che il comune abbia accertato, ripeto, 180 giorni, ma ci sono anche altri termini che non vado in cerca, dice, ma la compensazione, che potrebbe essere un fatto automatico una volta accertato che tu hai pagato in più di quello che dovevi pagare, io comune lo applico in modo automatico la compensazione. No, così se tu sai che hai fatto l'istanza, mi presenti istanza anche in questo caso di compensazione, io ti esamino l'istanza di compensazione e ho 60 giorni di tempo dalla notifica del procedimento, anche qua allunghiamo i tempi, eccetera. Anche qua. Il cittadino deve tornare, presentare domanda di compensazione, io mi pronuncio in termini, è un burocratese creato apposta per avere sempre quella situazione di cittadino che viene, che corre, che fa, che si applica, cioè mi dovete credere, non, lo dico con modo molto spassionato e non voglio fare una critica a voi tanto per farla, ma dico, mettiamoci una volta tanto dalla parte della famosa signora Maria. E pensiamo che questa signora che vive da sola magari si trova in questa situazione e deve venire qua, fare avanti, presentare istanza, tornare. Cioè, questo regolamento è creato ad hoc per tutelare benissimo gli uffici, ma non tutela sicuramente il cittadino, che è un suddito e che deve sempre venire a riverire, a chiedere, a domandare, aspettare e vedere se poi viene accolta la sua istanza. E così via, potrei andare avanti, ma mi fermo qui perché... se no diventa veramente ripetitivo. Ecco, quindi la mia domanda è, possibile che non riusciamo a snellire, e concludo, a snellire questi regolamenti? Sicuro che non riusciamo a metterci dalla parte del contribuente e cerchiamo di semplificargli la vita, che già è difficile per tanti versi, invece di continuare sempre a tutelare il palazzo, invece tuteliamo qualche volta, ci mettiamo dall'altra parte. Certo che se non facciamo 180 giorni e facciamo 30 giorni, forse... Ma ripeto, non mi sembrava capire se questo ha diritto o meno, se fosse così difficile, insomma, ecco, tutto qua. Quindi vorrei capire, prima di votare questo regolamento, che applica un regolamento nazionale, sì, ma poi possiamo adattarlo alle nostre esigenze, alla nostra comunità. Quindi vorrei capire anche da voi. Grazie.
sono tante altre. No, scusate, forse c'è stato un equivoco. Sì, no, allora, adesso l'assessore presenterà anche gli altri regolamenti, ma la discussione la facciamo su tutti i regolamenti. Evidentemente l'assessore, credo, avesse equivocato. Sì, su tutto, perché la delibera è unica, non possiamo... il regolamento allora, è unico, non possiamo frazionare la discussione. Perciò, consigliere... Ah, chiarimenti? No, va bene, allora... Allora, scusate, retrocediamo un attimo... Torniamo ai chiarimenti e poi quando dichiaro aperta la discussione su tutta la deliberazione. Prego, consigliere. Su tutti i regolamenti? Su tutto il regolamento, sì, tutto, complessivo. Tutti. No. Stiamo esaminando la deliberazione numero 4, punto. Esatto. Eh sì, con l'unica delibera. No, lei può riintervenire sugli altri. Va bene. Va bene, prego consigliere. Grazie Presidente. Assessore, scusi, per quanto riguarda il regolamento, vedo che si dice per quanto attiene la designazione del funzionario responsabile del tributo, l'amministrazione provvederà a nominarlo successivamente. A cosa è dovuto questo successivamente? Nel senso che da valutare la tipologia di persona che può andare a ricoprire questo ruolo? Grazie. Devo fare chiaro. Ah, beh, perfetto. Allora, la norma dice, consigliere Pedicini, entro 80 giorni, 180 giorni, perdon. È vero che sono tanti, però è vero che quando noi dobbiamo fare i rimborsi tendiamo anche a accumulare, a fare la nuova fatturazione accumulando tutti quelli che abbiamo raccolto. No, si parla dei 180 giorni, si parla per il rimborso, cioè che arrivino i soldi al contribuente, sì. Di questo sono certo, perché ho il funzionario qua che me lo dice. Articolo. Cosa si intende? Si intende che viene fatto. Mi dico. Va bene. Segretario, possiamo cambiare il termine? Perché noi intendiamo che rimborsiamo entro 180 giorni. Ok, non occorre che facciamo... Va bene? Basta che scriviamo. Lo scriviamo, va bene? Lo accettiamo come osservazione, lo scriviamo. Il regolamento prevederà che entro 180 giorni ci saranno i rimborsi, non semplicemente se uno ha diritto, l'espressione della volontà, ma se proprio il rimborso al contribuente, come prevede tra l'altro la norma che quindi ce lo impone. Dopodiché noi cerchiamo anche di razionalizzare il lavoro facendo una fatturazione, accumulando più rimborsi in maniera che facciamo un'unica spedizione, qualche volta c'è però 180 è il termine massimo, ovviamente cercheremo di essere più veloci possibili. Per quel che riguarda l'istanza del contribuente per la compensazione, non possiamo farlo se non c'è un'istanza che viene richiesta dal contribuente, quindi anche lì è giusto che ci sia la sua volontà, che si esprime, dice vorrei che ci fosse la compensazione fra il rimborso e questo tributo. Allora noi lo accettiamo nei tempi, in termini anche abbastanza veloci, mi pare, in questo caso. Per quanto riguarda il responsabile del procedimento, per quel che riguarda per i tributi, prevederlo in un regolamento è una cosa che non possiamo fare, perché significa che ogni volta dovremo tornare in Consiglio Comunale a modificare il regolamento. Io gli faccio tocco ferro per la dottoressa De Biasio, ma se si ammale la dottoressa De Biasio vorrei che fossimo prontamente in grado di mettere un altro responsabile. Quindi non c'è una volontà di negare chi è responsabile nel regolamento, ma semplicemente di avere la flessibilità che non si cambia un regolamento perché cambiano gli uomini, vanno in pensione, si trasferiscono, cioè, i regolamenti rimangono uguali, ci sono degli atti, dei decreti del sindaco, delle determine che indicano chi sono i responsabili, quindi non c'è, nel regolamento di solito non si fa.
No, scegliamo noi, ma è normale che ci sia un responsabile per tutti i tributi. Credo che sarebbe una burocrazia troppo... Chiaro che in un comune come questo ci basta un responsabile per tutti i tributi. Ovviamente questo responsabile cosa fa? È anche quello che è delegato a resistere per quel che riguarda le commissioni tributarie e tutto quanto. Cioè, questo tipo di responsabilità. Indicare già il nominativo in regolamento credo che sia una cosa non giusta. Altre richieste di chiarimenti? Prego, consigliere Freschi. Solo avevo già accennato all'assessore prima un passaggio, adesso visto che il consigliere Pedicini ha sollevato problemi sulle procedure, ma è solo un discorso di chiarimento per quanto riguarda l'articolo 7.8 agevolazioni e riguarda i contratti di comodato in uso. Ecco, l'unica cosa che mi permetto di dire e di chiedere è che ci possono essere contratti già depositati negli anni precedenti, no? Come ci saranno contratti nuovi. Chiederei che per coloro i quali hanno già il contratto depositato negli anni precedenti non si debba ricominciare la trafila della presentazione del contratto, del deposito, ok, ma che basti al limite, non so, una dichiarazione sostitutiva dove si dice che la situazione è in essere tal quale a quella che era al momento del deposito del contratto. Questo è un modo per diminuire i passaggi burocratici e anche le spese di coloro i quali dovessero o dovrebbero affrontare questo tipo di problema. Penso che così come è scritto il regolamento può rimanere, basta che ci intendiamo che questa è la prassi, insomma, ecco. Grazie. Del consigliere chiarimenti. Consigliere Ribetti. Consigliere Passoni. Chiarimenti, sì, prego. Semplicemente diverse domande, ma mi limito a una richiesta. Rispetto ai regolamenti e al bilancio, di avere le copie dei pareri delle circoscrizioni. Grazie. Altre richieste di chiarimenti? Bene, prego, assessore, può rispondere. Grazie. Allora, comodato d'uso, dov'è il consigliere Freschi? Non lo vedo più. Assolutamente corretto, non aumentiamo la burocrazia, nel senso se abbiamo dei comodati d'usi già depositati, ci basta che ci sia una dichiarazione che conferma la continuità rispetto agli anni prima di quello stesso comodato, non andiamo a chiedere ulteriori contratti, assolutamente. Glielo dico proprio perché rimanga verbale. Quelli che sono già depositati li riprendiamo, ci basta una semplice dichiarazione, dice permane quella condizione di 3 anni fa, basta così. Per quel che riguarda i pareri delle circoscrizioni, sì, li abbiamo acquisiti tutti quanti, se volete che io li leggo senza nessun problema. Vuole che li leggo, consigliere? Sì, va bene. Com'è? Allora, no, ah, li ho qua se vuole, no? Circoscrizione centro su tutte le delibere del, ovviamente tutte le delibere del bilancio, favorevoli 9, contrari 0. Com'è? Non lo so, io le dico perché... Favorevoli 7, contrari 2, circoscrizione, questa è sud, poi circoscrizione, questa è la sud, questa è Rorai Cappuccini, presenti 8, favorevoli 4, astenuti 4, Torre è quella che è, Torre. Lo so a memoria, presenti 8, favorevoli 3, astenuti 4, contrari 1. Bene, grazie. Se ne
solo una che riguarda Torre, in particolare lamentavano il fatto che il patto di stabilità, adesso la frase precisa non me lo ricordo, però lamentavano che il patto di stabilità in qualche maniera condiziona il bilancio. Sono perfettamente d'accordo con loro. Bene, richieste e chiarimenti mi sembra non ce ne siano più, perciò l'assessore... No, adesso deve presentare i regolamenti delle altre imposte. Prego, assessore. No, c'è la TASI, quindi andiamo avanti. Adesso possiamo accorparli tutti i regolamenti o ne discutiamo uno alla volta? Parliamo prima di imposta municipale propria l'anno 2014, che è l'IMU sulle seconda case e gli altri fabbricati. Allora, la sostanza è questa. Sì, adesso discutiamo di IMU, per semplificare e per capirci. Allora, imposta municipale propria, anno 2014, deliberazione numero 5. Io vorrei parlare, abbiamo parlato della IUC, adesso parleremo dell'IMU, poi parleremo della TASI, poi parleremo le tre delibere accorpate della TARI, della tassa rifiuti. Questa è la modalità che abbiamo, mi pare di aver capito. Dai, Presidente, dai, fammi parlare. Allora, IMU, sapete che l'IMU sulla prima casa non c'è più, è stata abolita lo scorso anno, rispetto a quell'entrata che il Comune aveva, nel 2013 c'è stato un trasferimento da parte del Governo, che ha sostituito l'IMU prima casa con questo trasferimento, ovviamente per non far saltare i bilanci di tutti i comuni. Quest'anno non c'è più l'IMU sulla prima abitazione e non c'è più neanche il trasferimento dello Stato. C'è l'IMU sulla seconda abitazione e sugli altri fabbricati commerciali, industriali, tutti quanti. L'IMU che noi abbiamo applicato sulle seconde case, sugli altri fabbricati lo scorso anno era 0,76. L'aliquota dello 0,76 la confermiamo anche quest'anno. Faccio riferimento a alcune statistiche che sono state pubblicate. Tra i comuni capoluogo, lo 0,76 era l'aliquota base più bassa che tutti i comuni capoluogo avevano applicato. Quindi si andava, questo era il limite minimo che i comuni hanno applicato, come il comune di Pordenone. Poi si andava su. Pordenone per il 2014 conferma l'aliquota base di 0,76 e in più inserisce la norma sul comodato gratuito. Cosa significa? Significa, come dicevo prima, i comodati gratuiti che avevamo anche per l'ICI sulle seconde abitazioni. Quando un padre ha un contratto di comodato gratuito con il figlio e gli consente di risiedere nella abitazione di proprietà del padre, quindi come seconda abitazione, ma se lì c'è un comodato gratuito, l'aliquota che si applica al proprietario non è lo 0,76 ma è lo 0,46, sono 3 punti in meno ed è l'aliquota minima che si può applicare sull'IMU. Questa è la condizione che applichiamo migliorativa rispetto all'anno precedente in comune di Pordenone, vale presuntivamente circa 200.000 euro che quindi vengono finanziati con la fiscalità generale per venire incontro a una condizione che ci sembra corretta, giusta, proprio perché mentre una seconda residenza che sia stata locata a un inquilino ha una resa vera, una residenza che viene data a titolo gratuito al figlio non ha una rendita e di conseguenza ci sembra giusto applicare il minimo dell'aliquota IMU sulla seconda abitazione. Tutto il resto dell'aliquota IMU rimane uguale all'anno 2013. Bene,
Allora, siccome da quello che capisco, il regolamento delle varie imposte non può essere separato, diceva l'assessore, dall'esposizione anche delle aliquote di contatto. Pertanto adesso facciamo una presentazione unica con richiesta chiarimenti, poi la discussione dovrà vertere sul regolamento per la prima deliberazione e poi sulle singole imposte. Prego, pertanto se ci sono richieste di chiarimenti. Prego, consigliere Passoni. Beh, innanzitutto credo di ringraziare l'assessore e i funzionari perché hanno accolto in qualche modo una richiesta che aveva avanzato il PD rispetto al comodato d'uso per agevolare appunto questa forma. E una cosa invece che riguarda le domande in specifico, volevo capire se purtroppo è una cosa che stabilisce la legge, cioè quella che la pertinenza, e questo vale per tutte le aliquote, delle due unità pertinenziali, cioè il C2 e il C6, cioè la cantinetta, il ripostiglio e il garage, si può utilizzare questa cosa solo o una o l'altra. Volevo capire se era possibile invece, visto che fanno parte comune. Chiedo, grazie. Premuto, giusto? Ecco, sì, ha ragione, vale per ogni pertinenza, per l'abitazione principale, per una pertinenza, per una sola volta si può applicare, non per più abitazioni, ma per una sola volta vale la riduzione sia per la casa di proprietà, sia per gli altri fabbricati che siano all'interno della casa di proprietà, d'accordo? Per entrambi le tipologie di fabbricati, garage, cantina e abitazione, si applica lo 046. Sì, prego. Cioè, quindi per ogni pertinenza, immobiliare, cioè per ogni unità immobiliare possono esserci una o due pertinenze che si assoggettano a quelle aliquote. No, perché così com'è poteva sembrare che soltanto una delle pertinenze, C2 o C7, venissero e poi il massimo della cosa per l'altra pertinenza. No, così come leggo, ma vabbè, è chiarito l'interpretazione corretta. Grazie. Altre richieste di chiarimenti? Prego, consigliere Piccinato. Grazie Presidente. Visto che è stata appunto prevista una misura per la quale sono assolutamente d'accordo di abbattimento dell'IMU e incomodato gratuito per i parenti, primo grado ovviamente, perché non produce reddito, volevo chiedere, visto che c'è questo principio, perché se è prevista anche appunto per tutte le altre case che sono sfitte, che non producono reddito, ovviamente, per la quale ovviamente sarei d'accordo, altrimenti non vedrai la differenza in questa maniera. Grazie. Altre richieste e chiarimenti? Consigliere Ribetti, prego. Grazie Presidente. Io volevo sapere se sono previste delle maggiori detrazioni, delle detrazioni o delle aliquote ridotte per gli immobili posseduti da quei soggetti che la maggior parte del periodo dell'anno tipo lavorano all'estero però hanno voluto tenere il legame con la città. E la stessa domanda la riproporrò per quanto riguarda i rifiuti. Grazie. Sì, si riferisce ai residenti all'estero iscritti all'AIRE, no? Allora, noi abbiamo previsto la norma, sì. Noi l'abbiamo previsto che venga assimilata a prima casa soltanto le residenze di coloro che vanno, purtroppo per loro, ad abitare in case di riposo. Per i residenti AIRE non l'abbiamo previsto, l'abbiamo considerata come seconda casa con l'aliquota prevista per la seconda casa. Grazie. Consigliere Dalmas, richieste e chiarimenti. Sì, una cosa. Devo alzare i piedi. Il 2013 tolta l'IMU sulla prima casa, benissimo, governo Letta. E legge di stabilità. Mi dica esattamente, perché io ho perso un po' il controllo, cioè il controllo da tempo, il controllo è una questione un po' complicata,
No, non riesco a comprendere due cose. Allora, rinunciamo, il governo dice l'IMU sulla prima casa non si paga più, no? Non è più. Nello stesso tempo con la legge di stabilità si dice anche che il differenziale, mi corregga se sbaglio, no, o meglio, la quota dello 0,36 sulla seconda casa, quella che andava allo Stato, se la tengono i comuni. 0,38 sta ai comuni sull'aliquota minima, cioè sull'aliquota unica, perché c'è una sola aliquota nell'IMU che è quella dello 0,76. Nel caso della prima casa era il 4 per 1000, 3 punti meno. E allora quella partita non c'è più, nel senso che resta direttamente al comune, quindi vuol dire che sullo 0,76 voi prendete tutto lo 0,76. Allora mi deve... chiesto per chiarimenti, no? Le do la possibilità di spiegarmi questa cosa, visto che si è detto che con la TASI si va, lei lo ha detto, con la TASI, no? Si va a coprire quello che non si prende l'IMU sulla prima casa sostanzialmente, sono 6,6 milioni. Quindi mi chiarisca un po' questi concetti e poi le chiedo un'altra cosa. Sul differenziale, come avete chiuso con... Mi scusi assessore, sul differenziale ICI-IMU mi risulta che la Regione ha fatto un ricorso alla Corte Costituzionale e uno al TAR del Lazio, per non sbagliarsi, perché su argomenti che mi sembrano assolutamente condivisibili, perché lo Stato tende a gestire questa partita nell'interesse dello Stato. E mi pare che siano 100 milioni in ballo nella valutazione che lo Stato fa sul differenziale ICI-IMU rispetto alla Regione Friuli Venezia Giulia, parliamo di tutti quanti, ma dentro ci siamo anche noi su questa partita. Ed è questo quel problema che mi pare compaia nuovamente al bilancio di previsione, per cui quell'1,4, quant'era 1,2 che era il differenziale ICI-IMU, voi lo ripetete negli anni successivi, perché contabilmente non si sa oggi quando io posso prendere, ma lo so a fine anno, no? Per di più lo Stato ritiene che si debba pagare cioè l'immagine complessiva di tutti i potenziali contribuenti, quando invece sappiamo che non tutti evidentemente per varie ragioni possono contribuire. Quindi questa cosa qua me la spiega per cortesia e mi spiega questo problema del passaggio, perché evidentemente io su qualcosa non ho ben chiaro, lo ammetto al momento. Ha ragione, secondo me la Regione ha fatto un ricorso anche tardivo rispetto ai ricorsi che hanno fatto i comuni. Lei sa che c'è un rapporto Regione, Ministero dell'Economia e Finanze diretto per quel che riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia, mentre per tutto il resto dell'Italia, nelle regioni non autonome, c'è un rapporto tra i comuni e il Ministero. Allora, i comuni che hanno avuto una stima di IMU superiore all'accertato avevano già fatto ricorso gli anni precedenti e i TAR, le sentenze dei TAR, avevano dato ragione, perché non c'era logicità nel calcolo della stima che il Ministero faceva, mentre l'accertato è un dato ufficiale, formale, conclamato che i comuni potevano avere come veritiero. La Regione quest'anno lo fa perché c'è un differenziale, credo più basso dei 100 milioni, adesso non ricordo di preciso, ma molto, molto più basso rispetto agli anni precedenti, mi pare di sì. E quindi comunque la Regione ritiene di fare questo ricorso perché tra l'accertato che i comuni possono certificare alla Regione e quindi la sommatoria del sistema delle autonomie locali in Friuli Venezia Giulia e le stime del Ministero dell'Economia e Finanze c'è un differenziale positivo, diciamo, per il Ministero di previsione di entrata. Su questo differenziale la Regione ha fatto ricorso, ma l'abbiamo anche invitata a fare ricorso
proprio perché non ci sia, perché i comuni non possono fare ricorso direttamente al Ministero, avrebbero dovuto farlo direttamente verso la Regione, e la Regione si è fatta carico di essere lei a fare quindi questo ricorso al TAR, in qualche maniera richiamando i precedenti sentenze, le precedenti sentenze che sono, ci sono state a favore dei comuni che avevano ricorso. Per quel che riguarda invece i trasferimenti IMU che avverranno nel 2014, lo Stato ci chiede di trasferire direttamente tutte le risorse che derivano dalle entrate sui fabbricati di, sui fabbricati industriali, che presuntivamente ammontano a, stanno facendo una stampa, adesso mi pare siamo sui 10 milioni e qualcosa in totale. Quindi noi comunque incassiamo una quota parte dell'IMU seconda casa, ma la quota parte relativa ai fabbricati di la giriamo allo Stato. L'anno scorso giravamo, sì, noi giriamo la Regione e poi la Regione allo Stato, ha ragione, per il tramite della Regione. No, tutto meno i fabbricati di, e il resto va... Sì. Sì. Sì, lei vuol sapere che differenza c'è tra l'uno e l'altro? Sì, è vero. No, no, lui dice, no, ok, la chiariamo dopo, intanto le preparo le stampe in maniera che si capisca questa cosa. Bene, non ci sono altre richieste di chiarimenti, proseguiamo. Bene, adesso presenta la TASI. Sì. Prego. Dicevo, la vera novità rispetto al 2014 è TASI. Dopo chiariremo con il consigliere Dalmasco questo aspetto dei trasferimenti dello Stato per capire che effettivamente noi rispetto all'anno precedente abbiamo un trasferimento in meno che corrisponde a 6 milioni e 6. Noi abbiamo voluto proprio intervenire su tutti gli altri tributi, in particolare sulla Tari, ma anche sul comodato gratuito, non abbiamo aumentato anche agli altri tributi, per evidenziare come la TASI va a sostituire un mancato trasferimento dello Stato, proprio per essere più chiari e limpidi su, e trasparenti. Infatti l'aliquota dell'1,25 è motivata proprio da questo. Abbiamo cercato di capire qual è l'entrata che l'1,25 ci garantisce, e ci garantisce lo stesso importo che è il mancato trasferimento dello Stato. Per quello abbiamo fatto 1,125, proprio per avere lo stesso importo della mancata entrata del trasferimento dello Stato in sostituzione dell'IMU sulla prima casa del 2013. Cosa abbiamo fatto sulla TASI come riduzioni? Abbiamo fatto due semplici detrazioni che sono basate su un ragionamento anche di consapevolezza sociale del momento, diciamo. Non abbiamo voluto tassare le pertinenze dei fabbricati industriali, che chiamate aree scoperte operative, perché abbiamo ritenuto che tassare l'impresa in un momento così difficile dal punto di vista sociale ed economico fosse una cosa che bisognava limitare al massimo. E abbiamo anche cercato di dare una mano a coloro che non hanno una residenza propria, che sono in affitto e quindi devono pagare un affitto mensile, considerando questa come una categoria più debole delle altre.
Teoricamente noi sulla TASI avremmo dovuto applicare dal 10 al 30% una quota quarta di questo tributo sulla rendita catastale anche a coloro che sono i conduttori in affitto. E abbiamo verificato che fino a una rendita catastale di 800 euro una persona che abita, una famiglia che abita in affitto non avrebbe mai pagato più di 25 euro. E quindi abbiamo imposto una detrazione di 25 euro che va a coprire tutti coloro che risiedono in affitto, avrebbero dovuto pagare meno di 25 euro di TASI. Ovviamente questo però non si riflette sul proprietario dell'abitazione che paga invece il 90% di TASI. Quindi nel caso di un proprietario che ha dato in locazione la propria seconda residenza, paga il 90% di TASI sempre con l'aliquota 1,25. Il proprietario dell'abitazione principale invece paga l'1,25. Ma anche al proprietario, come al conduttore in locazione, diciamo, abbiamo fatto la stessa detrazione di 25 euro. Nella illustrazione che avevamo fatto in consiglio si vedeva proprio la differenza, quanto significa pagare una TASI con la detrazione di 25 euro per un'abitazione principale. Mi pare che avevamo fatto una rendita catastale di 700, adesso devo trovare le proiezioni, però siccome erano interessanti e davano un po' l'idea di cosa significa la TASI in termini proprio economici, volevo rifarli vedere. Un attimo che trovo la slide che avevamo proiettato. Eccole qua. Con l'aliquota dell'1,25 una residenza con una rendita di 750 euro con un'aliquota dell'1,25 per 1000 avrebbe pagato nel 2014 157,50 euro. Se un'abitazione principale avrà una detrazione di 25 euro, quindi l'importo sarebbe di 132,50. Per l'abitazione data in locazione, sempre con una rendita di 750 euro, il 90% dell'1,25 per 1000 dà 141,75, che sarebbe l'importo a carico del proprietario che ha dato in locazione la propria seconda abitazione. Il conduttore, invece, in affitto, avrebbe dovuto pagare 15,75 euro, che sono completamente assorbite dai 25 euro di detrazione. Questi calcoli ci permettono di dire che fine 800 euro nessun conduttore in affitto paga la TASI, la paga soltanto il proprietario della seconda abitazione che ha dato in locazione per il 90%. Ho anche spiegato il perché dell'1,25. L'1,25 è semplicemente la copertura di tutti i fabbricati che vanno a coprire il mancato trasferimento dello Stato che ammontava a 6,5 milioni, 6,6 milioni per precisione. E questa è la ragione per cui applichiamo la TASI in Comune di Pordenone. Io sono riuscito a sapere che solo un comune abbia deliberato in tutta Italia fino adesso il bilancio e quindi la conseguente TASI, e l'ho trovato nel Comune di Ferrara. Il Comune di Ferrara ha applicato sulla prima abitazione il 2,5 per 1000 sulla prima casa, quindi di più di quanto abbiamo applicato noi, il doppio di quanto abbiamo applicato noi. Non ha applicato la TASI sulla seconda casa, ma ha aumentato l'IMU, essendo la stessa, diciamo, base di calcolo, fino al 9 per 1000. Se noi sommiamo TASI più IMU arriviamo all'8,85 per 1000. E ovviamente la TASI sugli altri mobili per il Comune di Ferrara era zero. Mi permetto di dire che siamo ancora sotto il primo esempio che abbiamo in Italia. Poi vedremo, perché in Friuli non c'è ancora un'aliquota che sia stata deliberata, neanche mi pare dalle giunte comunali, quindi non portata in consiglio. Noi questa aliquota l'abbiamo deliberata 40 giorni fa in giunta, per essere nei tempi tecnici in consiglio oggi che è il 10 di marzo. Grazie Assessore. Richieste e chiarimenti? Consigliere De Bortoli, richieste e chiarimenti? No,
Bene, nessuna richiesta di chiarimento. Prego, consigliere Dalmas. Presupposto in positivo del... Silenzio. Presupposto in positivo della TASI e della... vabbè, sappiamo. Cioè, un chiarimento su questa Silenzio. Simulazione che voi avete fatto sulla rendita degli 800 euro, no? Spiegava adesso, 750. Applicando i coefficienti di calcolo catastali di Monti? Cioè 160 o 140? Con 160 allora voi avete un'abitazione che ha una rendita di quel tipo, secondo me è un'abitazione che vale se no 50.000 euro. Mi trovate un appartamento a Pordenone che vale 50.000 euro a parte casa mia? Ecco, basta, con questo chiuso. Se lei mi conferma che sono 160 il moltiplicatore che avete utilizzato, allora qualche dubbio ce l'ho su quel calcolo che avete fatto. Va bene, grazie. Grazie. Posso dare al consigliere, consigliere Dalmas, ho i dati sulle rendite. Allora, fino a 500 ci sono 1531 abitazioni, fino a 600 1399, fino a 700 2425, fino a 800 1870, da 800 in su 3614. Su 108.000 abitazioni solo 3600... No, su 10.839 abitazioni solo 3.600 hanno rendite da 800 in su. Questo è quello che mi han, i dati che li verifichiamo, però questi sono quelli che ho potuto reperire. Okay. Bene, allora signori facciamo un passo indietro, ritorniamo alla prima deliberazione per la quale avevo già dichiarato aperta la discussione, la dichiaro nuovamente e chiedo al consigliere Pedicini se vuole fare altre, perché il suo intervento era successivo solamente alla presentazione della IUC. Prego consigliere Pedicini. La faccio anche molto breve. Allora... Sì, sì, prego. No, allora noi adesso dobbiamo provare il regolamento che riguarda la IUC, la TARI, l'IMU e la TASI. Regolamento, cioè prima deliberazione che è all'ordine del giorno.
L'assessore però ha presentato anche le altre due imposte, le altre due deliberazioni, IMU e TASI, che però avranno una discussione a parte. No, la TARI avevamo deliberato in conferenza capigruppo che avrebbe avuto una presentazione unica alle tre deliberazioni, un'unica discussione. No, se ne parla già adesso, poi io dichiaro aperta la discussione senza altre presentazioni. Vabbè. Se ritenete di operare così. Le accorpiamo tutte come presentazione e poi facciamo singole discussioni? Va bene, se ritenete più. Sì, esatto. Ma adesso mi stanno chiedendo. No, non l'ha illustrata ancora la TARI. Deve... Qualcuno mi chiede che se possiamo illustrarla subito. Bene, allora a questo punto proseguiamo la discussione della prima deliberazione, la numero 4, che riguarda il regolamento delle varie imposte. Prego, consigliere. Per quanto riguarda anche la l'IMU, che abbiamo già, è abbastanza, non entro nel merito, lo parleremo dopo, quando parliamo nell'ambito del bilancio, fermo restando sul discorso generale dell'IMU anche per quanto riguarda le detrazioni. Io sinceramente non ho capito, mi rivolgo all'assessore, ho visto le detrazioni che voi fate e le apprezziamo anche, non è che siamo contrari, ma c'è un problema, vorrei capire a quanto ammontano, perché voi il conticino ve lo siete già fatto, quando avete stabilito di fare quelle detrazioni avrete sicuramente anche individuato a quanto, avendo l'esperienza degli anni passati, inserendo i dati, avete capito a quanto ammontano. Io ho un'impressione che l'ammontare di queste detrazioni che voi avete immaginato sono modeste. Lei mi smentisca e mi faccia sapere che invece sono consistenti. E quante famiglie hanno coinvolto queste o coinvolgeranno queste detrazioni? Perché io penso che l'intero Consiglio se lo ponga. Perché dire che facciamo una riduzione per le abitazioni date in comodato d'uso ai parenti di primo grado, detta così, perfetta, e siamo d'accordo. Quanto incide questo? Ecco, incide 200.000 euro, che è molto modesta come intervento. No, perché vede, il problema che ci poniamo non è sulla quantità, può essere tanto, importante o meno. Il problema che mi pongo è se vogliamo veramente aiutare le famiglie della nostra comunità. Allora, se le vogliamo aiutare, se vogliamo aiutare la possibilità, perché il problema incide sulla seconda casa. La seconda casa è una fonte di, se volete, di investimento, di risparmio delle famiglie che possono pensare anche ai loro figli, a quello che viene dopo, perché non penso che siano nella nostra città, avere una seconda casa è un'azione di speculazione. Poi sapete che tra le tasse, tra le spese condominiali, chi aveva un po' di risparmio ha comprato un appartamento, non diventa certamente ricco attraverso la, in più delle volte è un modo per, chiedo scusa, è un modo per capitalizzare dei risparmi e garantire un futuro ai figli. Si sposa il figlio, io ho già comprato la casa, va a abitare lì, è un punto di riferimento, magari dopo gliela intesteranno pure, eccetera. Il problema che si pone oggi è questo, primo, aiutare queste famiglie e fare in modo tale che non devano dissipare quello che sono i loro risparmi, perché c'è un ulteriore problema. Oggi tutte le varie normative che stanno venendo avanti sono tutte finalizzate a togliere i risparmi alle famiglie, tant'è vero che molte famiglie stanno erodendo i loro risparmi, oggi stanno vivendo aiutando i figli, aiutando chi ha perso il lavoro, aiutando i nipoti, eccetera. Allora, arrivo al dunque. Primo, salvaguardiamo le famiglie. Due, salvaguardiamo i risparmi. Allora io mi domando, una nonna che vuole mettere a disposizione un appartamento per il nipote non lo può fare, perché se non è diretto di primo grado genitore figlio questo non si può fare. Uno zio che vuole aiutare il nipote non lo può fare, perché anche se gliel'ha dato in comodato d'uso. Un nonno che ha a disposizione degli appartamenti al nipote che si sposa
o che è in difficoltà gli dà il comodato d'uso ad un appartamento, oppure gli appartamenti dove vivono con la persona anziana, perché anche questo non è previsto all'interno di questo regolamento. Voglio dire, e non stiamo parlando di grandi cifre, e dopo parleremo anche dove andarle a prendere queste cifre, che sono sempre cifre modeste. Faccio un esempio: la persona anziana vive da sola, va a vivere con lei il nipote, se non il figlio, non ha nessuna riduzione. Lui, se diventa intestatario, se non è prima casa, perché potrebbe essere una casa messa a disposizione da un parente di secondo grado, non di primo grado. Allora voglio dire, essere più elastici su questo ci dà la possibilità di pensare all'interno di una cifra che è stabilita, il Comune può stabilire, noi destiniamo 1 milione di euro ad aiutare le famiglie del nostro Comune. 1 milione di euro può essere tanto, ma in realtà se pensiamo al bilancio del nostro Comune non rappresenta che l'1%. Il 1 milione di euro rappresenta l'1% dell'intero bilancio. Poi c'è effettivamente, quindi voglio dire, capire le cifre su cui parliamo è importante, ma capire anche, dopo parleremo magari dove andarle a prendere. C'è un altro problema, sempre di parenti. Io l'ho già sollevato in altre occasioni e qui si ha un atteggiamento, come posso dire, alternato. I conviventi, le famiglie di fatto, non se ne parla. Vengono, anche su questo a mio avviso bisognerebbe avere un'attenzione. Io personalmente non sono contrario, io sono favorevole ovviamente alla famiglia dove esiste un padre, una madre, cioè, però noi dobbiamo anche pensare che nella nostra società ci sono altre forme e queste forme hanno uguali diritti perché sono cittadini del nostro comune che hanno gli stessi parità di diritti. Allora, su questo non ne teniamo assolutamente conto. Allora, questi regolamenti, vede, da un punto di vista sono, come ho detto prima, e voleva essere semplicemente un campanello di allarme nei vostri confronti, dice attenzione, sono troppo burocratici, sono troppo a tutela. Poi se entriamo nel merito del regolamento stesso, voglio dire, poniamoci dalla parte, scusate, lo so che non è importante, però dobbiamo occupare il tempo e quindi... No, sto scherzando. Allora, il problema è, sostanzialmente, da un punto di vista semplifichiamogli la vita. Noi siamo a una svolta, lo diciamo sempre, dobbiamo cercare di fare delle cose nuove in modo diverso. Benissimo, semplifichiamo questi regolamenti, diamo sempre, se volete, minor oneri ai nostri concittadini. Facciamo in modo tale che davanti all'amministrazione si pongano in modo molto più elastico e cerchiamo di non richiedere gli stessi documenti, cerchiamo di non obbligarli a fare a venire avanti e indietro, cerchiamoli a non fare le istanze anche per una cosa che sarebbe un diritto scontato, cerchiamo di non farli aspettare 180 giorni solo per dirgli se sì, poi dopo magari lo risolviamo, bastano, se solo a diritto gli facciamo aspettare 180 giorni, gli diciamo subito se ha diritto o meno ad avere il rimborso o meno, e così via. Sono tutte cose che vanno a sburocratizzare la macchina amministrativa del Comune nei confronti dei cittadini. Invece i segnali che arrivano sono sempre contrari. Io non metto in dubbio che gli uffici lavorino tanto, che si sentano oberati dal lavoro, eccetera, ma forse bisognerebbe pensare anche a una riorganizzazione degli uffici. Io ricordo quando il sindaco ha parlato, a momenti se lo mangiavano, quando ha detto che forse bastava meno. Ma evidentemente un carico, una verifica dei carichi dei lavori all'interno dell'amministrazione forse va anche fatta, perché io sono convinto che ci sia qualcuno che lavori anche 12 ore al giorno, magari anche nella pubblica amministrazione, ma c'è anche qualcuno che forse non lavora 12 ore al giorno, oppure come massa di lavoro, o che produca molto meno di quello che ci si aspetta nell'arco di 8 ore di una giornata o delle 6 ore. Il problema che noi abbiamo oggi, e quindi una verifica proprio interna, sicuramente l'avrete fatto, ridistribuire i carichi dei lavori all'interno dell'amministrazione, sicuramente l'avrete fatto, però questo va fatto sempre tenendo presente i cittadini. Non può essere autoreferenziale, non può essere visto solo al proprio interno e giudicando tutto dal proprio punto di vista. Allora, io capisco che avete urgenza di approvare regolamenti che devono andare insieme al bilancio, ma visto che la giornata è lunga e visto e considerato che noi l'approviamo tra oggi e magari spero entro stasera, perché così domani non dobbiamo neanche tornare, ma questo, abbiamo del tempo, io penso che forse basterebbe una pausa di
non dico tanto, ma di mezz'ora, e noi riusciremo a trovare all'interno di questo regolamento, oppure ve lo fate fare dagli uffici, una semplificazione, fermo restando il rispetto delle norme. Perché se lo approviamo così, questo regolamento, io ho accettato, lei prima mi ha detto ma poi vediamo, lo faremo in meno tempo, ma non è vero, Assessore, non ce n'è una di cosa che è prevista in 60 giorni e la facciamo in 30, la facciamo in 60 se va bene, e se non qualcosina di più, perché poi basta mandare una letterina, si interrompono i termini, perché poi a livello burocratico si sa come fare, si mandano due righe, si interrompono i termini ricominciano. Allora, cerchiamo noi, quindi lei ci chiede oggi di approvare questi regolamenti, ma perché non ci prendiamo una pausa di mezz'ora e eliminiamo e presentiamo un emendamento dove cerchiamo di semplificarci la vita e la semplifichiamo ai nostri concittadini? Punto di domanda. E mi fermo qui, perché poi invece dove trovare le risorse per fare questo magari ne parliamo dopo. Grazie consigliere. Vi verrà distribuito adesso l'emendamento presentato dal consigliere Ribetti. Bene, grazie. È stato distribuito, prego, consigliere Ribetti. Sì. Grazie Presidente. Va di seguito al mio intervento di prima, praticamente guardando la delibera per quanto riguarda l'Attari, abbiamo visto che è contenuto all'interno del regolamento già una disponibilità di massima, però ho voluto fare questo emendamento per dire che è giusto che venga documentata la presenza all'estero ai fini dell'agevolazione, quindi non pagare la tassa dei rifiuti, però secondo me è più corretto che debba essere scollegata dall'iscrizione AIRE, perché magari l'iscrizione AIRE per mille motivi può non essere stata eseguita, essere stata fatta, però ritengo che se il nostro concittadino che vive all'estero è in grado di dimostrare che per la maggior parte del periodo d'imposta vive appunto all'estero, ciò può essere fatto tipo, non so, depositando il contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure, non so, con altre modalità ritenute idonee all'amministrazione, ecco, credo che non si possa vincolare la possibilità di usufruire della detrazione solo all'iscrizione AIRE, quindi è giusto una specificazione di quello che è già contenuto nel vostro nel regolamento predisposto. Sì, però l'ho messo qua. Grazie consigliere. Non vedo nessun altro iscritto, pertanto passiamo al secondo intervento. Regolamenti. Nessuno iscritto, dichiaro chiusa la discussione, do la parola all'assessore se ritiene di intervenire. Assessore, vuole intervenire, prego. Sì, solo per dire, già per quel che riguarda la tassa rifiuti, sono previste le esenzioni anche semestrali, anche per chi non è iscritto all'AIRE, ma ha un lavoro stagionale. In quel caso lì le esenzioni sono previste. La tassa rifiuti prevede, la Tari prevede questo tipo di esenzioni, indipendentemente dall'iscrizione all'AIRE.
Se lei, il senso dell'emendamento voleva essere facciamo questo anche per... Sì, assicuro che non c'è nessun vincolo sulla tassa rifiuti. Lei prima aveva chiesto sulla TASI, ho detto che non è previsto. Sulla tassa rifiuti invece è previsto anche semestralmente, quindi un lavoro stagionale, e uno dichiara che deve avere un contratto di lavoro stagionale in montagna, da qualche parte, chiede l'esenzione per 6 mesi. D'accordo? Grazie Assessore. Bene, passiamo alle dichiarazioni di voto. Nessuno iscritto? Dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto, pertanto passiamo alle procedure. Allora, dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto, comunico di dare avvio alle procedure di votazione. Poniamo in votazione prima l'emendamento presentato dal consigliere Ribetti. No, non l'ha dichiarato. Consigliere. Meglio lo dichiaro verbale, no? Sulla tassa rifiuti, anche in Italia uno può essere andato a lavorare per 6 mesi, non solo all'estero, quindi non è assolutamente iscritto all'AIRE. Ha il diritto a 6 mesi dell'esenzione. Qualora presenti il proprio contratto che dice ho lavorato a Dobbiaco e quindi non sono residente a Pordenone. Tanto più per gli esteri. Sulla tassa rifiuti non c'è bisogno dell'AIRE. Sì? D'accordo? Ritira? Perfetto. Non si vota l'emendamento. Va bene, allora l'emendamento viene ritirato. Grazie. Allora, non si vota l'emendamento, allora pongo in votazione la deliberazione avente il seguente oggetto. Proposta numero 4 del 2014. Approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale. Così come emendata. È stata emendata dall'amministrazione. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiuse le operazioni di voto. L'esito della votazione è seguente. Presenti 35, votanti 32, maggioranza 21, favorevoli 22, contrari 6, astenuti 4. La deliberazione è stata approvata. Pongo ora ai voti la sua immediata eseguibilità. Dichiaro aperte le votazioni. Dichiaro chiuse le operazioni di voto. L'esito della votazione è seguente. Presenti 34, votanti 33, maggioranza 21, favorevoli 23, contrari 6, astenuti 4. L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. Bene, passiamo ora alla proposta numero 5, 2014, imposta municipale propria anno 2014. Aliquote e modalità di applicazione. Non è già stata presentata all'amministrazione, pertanto dichiaro aperta la discussione. Siamo in discussione. Consigliere Piccinato, prego. Grazie Presidente. Presento un emendamento che adesso vi leggo. Riguarda il chiarimento che ho chiesto prima, essendo che il principio è lo stesso del fatto che le seconde abitazioni non producano sfitte, non producano reddito, come nel caso da voi specificato al punto 5, chiedo appunto che si preveda un abbattimento dell'IMU allo 0,46 anche per la seconda casa di chi ce l'ha sfitta, con il limite di una unità immobiliare, però perciò comunque per chi ha messo da parte un risparmio per la pensione o comunque che per oggi non si vede sfruttato e che quindi
per me è assolutamente il minimo che si possa fare, ecco. Grazie. Grazie consigliere. L'emendamento, scusi, l'ha già presentato. Adesso verrà distribuito. Prego, consigliere Ribetti. La ringrazio presidente. Vado anche in questo caso vado a illustrare l'emendamento presentato. Si rifà alla domanda che avevo presentato prima e mi riferivo a quei soggetti che appunto vivono all'estero per la maggior parte del periodo dell'anno, che però hanno voluto mantenere un legame con la città, in effetti pur non usufruendo loro dell'immobile, non ritengo corretto che non possano essere equiparati, uso questo termine brutto, cioè però che non possano godere della stessa situazione di altri soggetti che non godono. Magari l'amministrazione già prevede un'aliquota ridotta al minimo per quei soggetti che ai loro vivono in case di riposo, in luoghi di degenza. Io ritengo che chi è costretto ad emigrare per motivi di lavoro, perché magari il lavoro lo trova all'estero, però vuole tenere il legame forte con la città e quindi non vende la casa, debba poter usufruire della stessa aliquota ridotta al minimo, insomma, ecco, e non debba essergli considerata quella come una seconda casa. Ecco, questo è il senso dell'emendamento. Se poi bisogna quantificare, parlavo prima, capisco che ci possono essere problematiche immediate, nell'immediato anche di quantificazione di quant'è il gettito, però io credo che siano facilmente individuabili o tramite un annuncio sul sito, insomma pubblicizzando questa cosa si può avere subito un feedback di riscontro in tempi brevi. E quindi coprirlo con la mossa, con la fiscalità generale, quindi la mossa politica. Cioè accantoniamo una parte delle risorse che di solito diamo ad altre cose, tanto non credo che sia un gettito grandissimo, non mi auguro che non siano tantissimi i nostri concittadini costretti ad emigrare per motivi di lavoro che possono usufruire di questa riduzione. Grazie. Grazie consigliere. Scusi consigliere Piccinato, ma l'emendamento... Perché a questo punto... Non abbiamo visto l'emendamento, dobbiamo vedere l'emendamento e il contenuto. Grazie. Allora, non vedo nessun altro iscritto a parlare, passiamo al secondo intervento, nessun iscritto, pertanto dichiaro chiusa la discussione e do la parola all'amministrazione, prego. Grazie Presidente. Allora, la questione degli alloggi sfitti. Se io devo essere sincero, incontrando anche le categorie economiche, si è posta più la questione di... quasi tassare di più gli alloggi sfitti, in particolare i negozi, da parte soprattutto delle categorie economiche. Stessi commercianti dicono: guardate che se non tassate un po' di più gli alloggi sfitti è difficile che gli affitti si abbassino e vengano incontro a quelle che sono le nostre esigenze. Cioè, le spiego, faccio un discorso generale riguardo anche l'abitazione. Questo può valere, è giusto per quel che riguarda per esempio la Contrada Maggiore, la parte storica della città. Ci sono situazioni però diverse, ci sono in periferia persone che tentano di affittare e hanno difficoltà ad affittare anche a prezzi bassi proprio perché non c'è domanda. Allora, trovare la soluzione ideale per quel che riguarda l'utilizzo del tributo IMU sugli alloggi sfitti è una cosa che è molto complessa, dovrebbe essere previsto rispetto alle zone diverse.
Anche per le abitazioni la stessa cosa, in qualche modo. C'è qualcuno che vorrebbe affittarle e non riesce a affittarle, e c'è qualcuno invece che, non abbassando assolutamente il prezzo della locazione, non trova il mercato per affittarle. Io credo che, se noi vogliamo tentare di essere giusti, avvicinarci a quello che è il nostro modello di essere giusti e equi, forse dovremmo farlo più sulla base delle capacità di spesa che hanno le persone. Cioè dovremmo cercare di agevolare quelli che non ce la fanno, indipendentemente che abbiano condizioni come quella che illustrava lei o situazioni di negozio, di attività commerciali. Molto difficile anche determinare in questo momento quale potrebbe essere l'importo. Io l'accetto come suggerimento e cercheremo di valutarlo. Assolutamente in questo momento noi non possiamo accettare quell'emendamento, perché creerebbe una scopertura alla quale oggi non siamo in grado di far fronte, e quindi come giunta diciamo che non possiamo accettare l'emendamento. Per quel che riguarda invece anche l'AIRE, anche vale un po' la stessa cosa. Se fosse in relazione alle capacità di spesa che hanno i residenti all'estero, potremmo fare una valutazione di merito, e quindi, però è molto spesso difficile fare una valutazione su chi può permetterselo di avere una seconda casa qua e chi non può permetterselo. So che i residenti all'estero di solito mantengono questo rapporto affettivo con la seconda casa, indipendentemente da tutto. Però anche qua la difficoltà che abbiamo di quantificare l'importo, e quindi quale potrebbe essere la mancata entrata a seguito di una detrazione di questo tipo, ci induce a dover respingere l'emendamento, anche se lo consideriamo dal punto di vista del merito corretto ripensarlo in maniera diversa rispetto a come l'abbiamo formulato adesso. Noi, guardate, sui tributi abbiamo cercato di essere il più semplici possibili, proprio per essere il più trasparenti possibili e per farci capire meglio dalla gente. Io credo che se dobbiamo usare le detrazioni è meglio non usarle in mille rivoli diversi, ma cercare di contenerle e di unificarle in un rivolo unico, in maniera che anche la nostra capacità di controllo sull'equità di quello che stiamo facendo diventi una capacità di controllo vera, e che ci potrebbe permettere di essere più equi rispetto a una dispersione di istruttorie che non ci permette lo stesso controllo che potremmo fare in questo caso. Quindi sono per respingere entrambi gli emendamenti, per respingere con le motivazioni appena esposte. Grazie. Grazie Assessore. Passiamo alla dichiarazione di voto. Prego Consigliere Dal Mas. No, non sono dichiarazione di voto, prima cos'era? Discussione generale? Era già chiuso la discussione, sì. Dichiarazione di voto. Ah, vabbè, adesso facciamo un po' di dichiarazione di voto. Allora, voi arrivate oggi, ci portate una serie di documenti, di regolamenti integrativi, non ci date neanche il tempo di leggerli, ma siccome siamo buoni, non ci lamentiamo. Capogruppo se n'è andato, si è assentato un istante, mi ha detto: mi raccomando, insomma, l'amministrazione deve procedere indisturbata. Ecco. E questa questione che solleva Piccinato, io non la penso come lei, Assessore, ma perché effettivamente c'è un problema oggi nel mercato, cioè lo sfitto incolpevole. Io vorrei, ma non posso. Vorrei affittare la casa, ma non ci riesco. E la pago. Ci pago le tasse, ci pago la Tari, ci pago la Tasi, ci pago tutto, no? E pago l'aliquota allo 0,76, no? Sullo sfitto incolpevole. Ecco, su questo, quella prudenza e sensibilità che avete avuto in altri casi dovreste averla, a mio avviso. Quindi invito a considerare l'emendamento di Piccinato, che lo trovo un emendamento giusto. Magari forse andava precisato qui l'incolpevolezza, perché poi come facciamo a stabilire chi tenta di affittare la casa e non ci riesce? Però c'è un dato, che guarda caso da quando è arrivato Monti in questo paese non si fa più una compravendita,
non si vende, non si affitta più una casa, e dico non solo a Pordenone, in genere c'è stato un crollo vertiginoso di tutto il mercato immobiliare. E questo è dovuto alla tassazione sulla proprietà, tassazione sulla casa, sul mattone. L'Europa ha deciso che i conti pubblici in Italia si sistemano attraverso il prelievo delle abitazioni, perché era il nostro patrimonio. Quello che Berlusconi diceva, la forza degli italiani non è quella che hanno gli altri paesi, perché sono proprietari l'80% di case. Allora, dovendo dare a Cesare quel che è di Cesare, cioè il fatto che il, quanto dicevo prima sulla precedente delibera in ordine al valore dell'applicazione della TASI, le do atto della, dell'impostazione che avete dato sulla riduzione agli 800, non sul, sui singoli criteri, perché sulle detrazioni avreste potuto operare diversamente, e anche perché io su tutta questa partita francamente non sono assolutamente convinto della bontà dei vostri conti. Non della bontà dei vostri conti, perché al di là di quanto dicono i, i revisori di conto che guardano al bilancio in termini di parificazione, c'è un dato politico evidente. Questo bilancio è un bilancio ragionieristico, non dice granché, se non lo sforzo che voi fate, e di questo ve ne diamo atto, di approvarlo prima di altri, di cimentarvi su una questione complessa che è l'ingresso della TASI, l'IMU, la TARI. Però vede, anche oggi, quando parleremo della TARI, o se ne abbiamo già parlato, forse qualcuno ne ha già parlato prima, quando parleremo della TARI possiamo parlare di queste cose sapendo che ci sono in atto delle trattative, mi dicono molto avanzate, sul nostro sistema di gestione dei rifiuti rispetto ad altre società più grandi, più importanti, che ormai hanno una sorta di monopolio del mercato. Ci chiederemo dopo chi stabilirà le tariffe, se il comune o quale altro comune, magari quello di Modena, no? O di Reggio Emilia o di Bologna. Allora stiamo parlando su, come dire, a carte coperte, dove non abbiamo esattamente contezza di tutti questi dati. Bene, sulla casa vi saremmo venuti incontro, anzi vi do atto, quindi correggo il consigliere Passoni, perché su questa vicenda dell'IMU nel rapporto padre-figlio o parentela di primo grado, nel caso del comodato, è una battaglia che il nostro gruppo, credo anche gli amici, insieme agli amici di Fratelli d'Italia, avevano fatto già a suo tempo. E quindi voi la realizzate, in qualche modo, insomma, date, tentate una risposta. Però il tema è qui, deve assessore, è questo. Sì, concludo in questi termini. Mi dica se ho ragione, queste dovrebbero essere fonti vostre. 25.000 abitazioni in città, giusto? 22.000 sono occupate, e oltre 2.000 alloggi non occupati. In proprietà al 70%, quindi vuol dire che di proprietà ci sono 12.000 abitazioni, 5.500 abitazioni in affitto, quindi oltre 2.000 alloggi non affittati. Non è poco. Ecco, su questo, ritornando al, per dare un po' sostegno al valente vicinato che ha cercato di bloccare a suo tempo il ministro Kyenge, non c'è riuscito, allora ogni tanto bisogna anche sostenerlo, non sto scherzando. Ecco, non sono poche 2.000 abitazioni sfitte dove c'è uno sfitto incolpevole, questo è il concetto. Consigliere, deve vorrei concludere. Ma non posso affittare perché il mercato non c'è, non funziona. Ecco, lì dovete fornire delle risposte. Grazie. Prego. Consigliere Ribetti, prego. Grazie Presidente. Assessore Mazzer, ce l'ho con lei, mi dedichi, lo so che è il sindaco più importante, se vuole fermo il mio intervento, aspetto che lei finisca di parlare col sindaco e poi dopo ricomincio, però ce l'ho con lei, quindi mi stia a sentire. Ma tanto sarò brevissimo, se mi dichiarazione di voto.
non ci prenda in giro. Non mi prenda in giro sull'emendamento, perché lei mi parla di coerenza e io le ho sempre riconosciuto, ho sempre ammirato il suo lavoro, sia nella franchezza dei risposti, sia nelle risposte che ci dà, pur non condividendole, sia nell'impegno che ci mette, proprio per quello l'ho apprezzato. Però quando lei adesso mi parla di coerenza... Non devo toccare, sono molesto. Da buon meridionale muovo le mani, quindi... Allora, quando lei ci parla... Di coerenza dell'amministrazione. E in un regolamento la TASI prevedete di non far pagare a chi vive all'estero, che poi grazie a Dio non gli fate pagare le immondizie che sono molto più care, siete molto più cari. E invece con lo stesso criterio gli dite, però sai cosa ti dico, la tassa sull'abitazione ce la paghi a fronte di situazioni che sono assolutamente identiche. Io non credo che sia tanto un esempio di coerenza quello che l'amministrazione ci dà. E non siete coerenti neanche su un'altra questione. Lei ci viene a parlare, ho parlato con le attività imprenditoriali, ci dicono sì, tassiamo la casa. È vero, tassiamo i grandi patrimoni, è giusto che la ricchezza si vada a prendere dove c'è o dove si presume ci sia. Perché dico dove si presume ci sia? Perché quando il collega Piccinato mi ha chiesto di fermare l'emendamento, ho detto certo, però attenzione, noi dobbiamo differenziare la posizione di chi negli anni ha messo da parte la musigna tanto cara all'assessore mio, qualche spicciolo per comprarsi la seconda casa per poi magari affittarla, in tempi in cui si pensava che il mattone era il mattone e il mercato immobiliare sarebbe andato, anche delle locazioni sarebbe andata sempre avanti, da quelle persone che magari hanno dei patrimoni notevoli. E allora è stata introdotta la limitazione che ha messo il consigliere Piccinato nel suo emendamento ed è corretto, quello che prima diceva il consigliere Dalmas. La casa a disposizione sfitta incolpevolmente, ma noi non riusciamo a differenziarle quelle situazioni, quindi mettiamo un limite di chi ha una sola seconda casa e quindi quello per quell'emendamento. Allo stesso modo il fatto che lei invece veramente, lei per l'amministrazione che rappresenta, non vogliate aiutare i cittadini, lo si capisce anche dalla lettura del sito del comune di Pordenone. Io ho chiesto agli uffici prima, abbiamo la detrazione per i contratti canone concordato? In molte città, io ho un secondo appartamento a Bologna, lo affitto, zero, Bologna è città rossa. Perché? Perché tu vuoi aiutare i cittadini, tu vuoi aiutare i cittadini a far incontrare domanda e offerta. Allora, in ipotesi in cui il mercato è alto, è chiaro che il proprietario, se ha il comune che gli va incontro, può usufruire di una riduzione. Gli dai l'aliquota zero, voi invece che aliquota mi applicate sulle locazioni? 0,76, la locazione della seconda casa. Allora, vede, quando lei mi parla di coerenza, non c'è coerenza, perché voi quei soldi li volete prendere a tutti i costi, indipendentemente dalle situazioni di reale bisogno, perché quei soldi hanno già delle destinazioni, che possono essere i cubi di cemento al Parco Galvani, che possono essere sprecati in attività che voi definite culturali, che ci portano avanti, che possono essere impiegati magari, come lo fate, poco spesso, ma lo fate, in attività magari molto più utili per tutta la collettività. Tra queste, sindaco, non ci metto a tenere aperto il municipio per Mandela, giusto per tornare sull'argomento, però è questo che dico, date un messaggio chiaro, non ci venga a fare la paternale dicendo abbiamo sentito le attività economiche, dicono e se la cava con la frase fatta che vogliono che vengano tassati. Certo, lo vogliamo tutti, chi ha dei grandi patrimoni è giusto, si presume almeno abbia ricchezza, si vanno a prendere là i soldi, ma chi ha messo da parte negli anni pochi soldi, o chi deve scapparsene, lei prima ha detto non sappiamo, bisognerebbe capire la capacità economica di quelli che sono all'estero, ma chiedo scusa, è vero, è giusto, è corretto, ma presumo che chi ha dovuto lasciare la nostra terra per andare a lavorare all'estero, è vero, può essere anche un cervellone che magari ha un contratto di centinaia di migliaia di euro, ma ben venga, avrà avuto dei meriti, però non credo che l'abbiano regalato, perché nessuno regala niente a sto mondo, e soprattutto voi non regalate niente quando potreste aiutare le persone. Quindi non ci venga a parlare di coerenza quando siete i primi voi ad essere incoerenti in due delibere che ci fate votare assieme. Grazie. E quindi chiaramente il nostro voto sarà a favore, vero? Contrario. Grazie consigliere Betti. Consigliere Franchin, prego. Grazie signor Presidente. No, rispetto a questa cosa che secondo me è preliminare, è una discussione che verrà avanti sicuramente più intensa nel corso della giornata, a me interessa sottolineare una cosa, la prima, è che l'assessore, quindi l'amministrazione, parla di equità. E cioè, perché si giustifica una tassa? Cioè, perché si giustifica che ci sia una tassa sull'abitazione? Perché l'abitazione è una rendita, questo ho capito almeno.
Perché invece si fa fatica a giustificare che con la tassazione comune generale si interviene a coprire situazioni di difficoltà? Perché la scelta è politica e quindi l'amministrazione fa delle scelte su dove applicare gli aiuti e quindi l'equità sociale attraverso la fiscalizzazione generale. Questo è il principio, secondo me, perché se no sulla Tari, o Tari, su quella che sarà, insomma, avremo difficoltà immense a gestirla, perché se partiamo dal presupposto che la Tari è una tassazione che riguarda il consumo, e cioè quanto prodotto tu di consumo produci, tanto paghi, perché questo è quello che ho capito, difficilmente riusciremo a far passare l'idea che se hai un immobile che rende, tu non devi pagare perché facciamo discorsi di equità. Allora, siccome alla base di questa amministrazione c'è stata la scelta di un tentativo di riequilibrio del reddito, secondo me, di tutti i cittadini di Pordenone che devono pagare dei servizi, quello che lei ha espresso, proprio assessore, noi lo condividiamo e quindi voteremo a favore. Cioè, ci sono rendite che vanno tassate e ci sono servizi che il Comune sceglie per scelta politica di appoggiare e di aiutare in termini di spesa. Per cui il nostro voto sarà a favore. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Freschi, prego. Grazie presidente. Intervengo su questa delibera perché mi pare che quanto sta dicendo adesso il consigliere Franchin nelle sue ultime parole sia pienamente condivisibile sul fatto che l'amministrazione ha fatto una scelta di coerenza, ha fatto una scelta di equità e pertanto conseguentemente deliberato. Ecco, l'aspetto che così mi pare che vada sottolineato, è stato toccato da più consiglieri, che riguarda questa delibera nello specifico, è un aspetto che io personalmente ho sollevato ancora dallo scorso anno e che quest'anno ha trovato finalmente attuazione, ed è quello dei contratti incomodato d'uso. Una cosa sulla quale mi sono fortemente battuto, ma fortemente battuto partendo da un principio, non partendo dal principio semplicistico della casa padre e figlio, ma partendo da un principio che dice che i giovani oggi non riescono a costruirsi un futuro, perché le premesse di vita e di lavoro che hanno non sono quelle che permetteranno loro di avere una casa. Pertanto, perlomeno in quelle situazioni nelle quali è possibile usufruire di un certo servizio, e visto che era già stato fatto in passato, si potesse in qualche modo ritirare fuori un argomento che poi era stato oggetto anche di un decreto legislativo nel mese di novembre, si potesse ritirare fuori un argomento che in qualche modo decolasse, desse vita e via a un percorso per il quale il giovane potesse in qualche modo crearsi un minimo di indipendenza di vita a prescindere da un minimo di indipendenza economica, perché le due cose vanno avanti di pari passo, cioè uno non riesce ad avere un'indipendenza economica, però in teoria di fronte a queste situazioni potrebbe avere almeno un'indipendenza di vita che sembra che se coniugata nel modo giusto comincerebbe ad essere anche una assunzione di un certo tipo di responsabilità. Per cui il principio su cui ci si è mossi è un principio sì di equità, ma è un principio anche di socialità. Se noi vogliamo che questa città sia una città dalla quale i giovani non vanno via, dobbiamo anche dar loro delle premesse, delle possibilità perché non vadano via. Questa è una, ce ne possono essere altre. Qui noi stiamo andando a declinare tutta una serie di aspetti nei quali parliamo di situazioni sfitte. Allora io dico, non può reggere un sistema nel quale se andiamo ad Atere e chiediamo quante sono le domande presentate in lista d'attesa e ci sentiamo rispondere che la cifra si aggira attorno ad un migliaio e dall'altra parte abbiamo una città nella quale ci sono centinaia di appartamenti sfitti. Evidentemente c'è un punto in cui non c'è un incontro tra domanda e offerta, ma il punto di incontro di domanda e offerta forse non è più basato e semplicemente relegato a quelle che sono le leggi di mercato, cioè a quelle del prezzo, ma forse è relegato anche a qualcos'altro, a un fattore di sicurezza, a un fattore che se io do la casa a qualcuno poi posso averla indietro,
al fatto che un affitto deve essere pagato, deve essere poi coperto e onorato. Allora forse il ruolo dell'ente pubblico, giunti a questo punto, è anche quello di essere mediatore all'interno di una situazione di difficoltà, di essere mediatore tra quelle che sono le posizioni di offerta da un lato di un patrimonio che c'è ed esiste e dall'altro di una richiesta che invece è sempre maggiore. Allora, su questo fronte forse bisognerà aprire dibattiti, bisognerà aprire confronti e non è questa la sede, il momento adeguato. Io li metto lì solo come principi, come titoli di un tema che deve essere in qualche modo svolto dai vari soggetti istituzionali che vengono chiamati ad interpretare delle parti. Ecco, perché solo davanti a questo forse riusciremo anche a capire se questo patrimonio che effettivamente c'è, esiste e in alcuni casi è lasciato andare in degrado. Ne parlavamo stamattina con la consigliere Cardin di una situazione che vediamo andare in degrado costantemente in città e nella quale pur nonostante tanti interventi, sopralluoghi eccetera, la situazione è ancora lì. Ma quanti sono i palazzi nel nostro centro storico che sono completamente chiusi e potrebbero essere in qualche modo essere oggetto di soluzione per tanti problemi che ci sono? Però ci vuole una mediazione e ci vuole una mediazione di tipo politico, per cui io chiudo l'intervento perché il tempo è scaduto, dando un ok alla proposta che lei assessore ha validamente presentato con la collaborazione e l'aiuto dei suoi uffici che hanno lavorato in merito, ma anche rilanciando, nel senso che questa è una partita dinamica, non è una partita che si ferma, non è una partita che si chiude con una deliberazione di questo tipo, ma che è una partita che deve mettere in primo piano l'attenzione alle fasce deboli. L'aspetto che ha toccato il consigliere Pedicini, che non può essere solo padre e figlio per i comodati d'uso, ma deve essere anche allargato, a me sta perfettamente bene, purché sia anche perfettamente documentato e perfettamente seguito, perché bisogna stare attenti anche che non ci sia il rovescio della medaglia. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Manzon, prego. Grazie. Il nostro gruppo procede sulla linea delle dichiarazioni del collega Franchini e del collega Freschi, quindi già nella fase iniziale confermo il voto positivo del Partito Democratico. Quello che vorrei aggiungere, ma mi riservo poi di continuare quando avremo un po' più di spazio nella discussione, cioè al termine della presentazione dei vari aspetti della nuova forma impositiva che dobbiamo discutere, è però un aspetto di questo tipo. Senza far sobbalzare nella poltrona i colleghi della Lega, quello che poi potremmo chiamare tra virgolette federalismo fiscale, no? L'attenzione che noi dobbiamo dedicare, come diceva il collega Freschi, alla nostra realtà sicuramente ha bisogno giustamente di un approfondimento, di una riflessione un po' più attenta, perché ricordiamo lo storico di questo nostro modo di procedere. Noi abbiamo scelto in maniera consapevole di discutere velocemente il nostro bilancio, non è una delle scelte che ne ha fondato la proposta così veloce all'inizio di marzo, però noi arriviamo da una fase di costruzione normativa direi convulsa, tutto quello che noi chiamiamo la parte negativa della burocratizzazione mi pare che abbia ottenuto un riflesso duro e difficile da sopportare. Noi ci troviamo a gestire misure che sono state decise quanto tempo fa? 20 giorni fa, 15 giorni fa, non più in là nel tempo, no? E quindi noi ci troviamo a dover riassemblare nella forma valoriale che la nostra parte politica ha ritenuto migliore quelli che sono delle decisioni che garantiscono al nostro Stato di poter proseguire in una forma di risanamento. Quindi sicuramente si è trattato di un avvicinamento a quello che è il nostro modo di pensare, però è corretto anche immaginare che possano essere posti dei correttivi. Tutta l'attenzione che dedicheremo, io penso, nei prossimi mesi sarà quella di fare attenzione intanto che l'insieme della tassazione è un insieme, indivisibile ormai, no? E potremo trovare anche, grazie al rapporto tra le varie forme di tassazione, anche quella che è più adatta a cogliere la realtà del bisogno, la realtà
anche di tutto quello che è il nostro mondo territoriale in termini di attività economiche, in termini proprio di vita un po' più normale delle famiglie, in modo tale da dare poi una proposta unificante e attenta nella sua globalità, piuttosto che ragionare pezzo per pezzo come stiamo facendo. Sarà importante trovare quelle forme di equilibrio all'interno delle varie forme di tassazione. Quindi è corretto pensare a una riflessione che sia un po' attenta alla nostra realtà, quindi questo è il senso di una sorta di federalismo territoriale, ma solamente per un'analisi dei bisogni e delle concretezze che invece deve mettere in atto un'amministrazione comunale. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Piccinato, prego. Grazie Presidente. Innanzitutto ringrazio i consiglieri che hanno dato l'appoggio all'emendamento che ho presentato. Riguardo a questo appunto volevo ringraziare anche la parziale apertura dell'amministrazione, che però mi sconcerta dal punto di vista del risultato, nel senso che poi viene a dire che non è materialmente calcolabile per tutta una serie di questioni. Ora, penso che su questo si debba fare un'analisi e sapere quali sono le case sfitte, quanto si può eventualmente abbattere, eccetera, eccetera. Cioè, anche qui, riguardo anche all'emendamento presentato dal collega Ribetti, dovrebbe esserci un dettaglio che in poco tempo, insomma, si riesca a conteggiare eventualmente quanto porterebbe come costo all'amministrazione questo, e quindi a sgravare i cittadini di questa incongruenza, che tra l'altro sono evidenziate da quello che ho già detto prima, cioè dallo stesso principio che però viene applicato in maniera diversa rispetto alle due parti. Riguardo alla parte relativa appunto portata dall'amministrazione della riduzione allo 0,46% delle unità immobiliari date in comodato gratuito, sì, non è solo un problema di padre a figlio, ma dopo la legge Fornero qua si rischia di fare anche il contrario, cioè figlio padre. Quindi non bisogna solo generalizzare in questo senso, c'è il rischio anche opposto, perché sono tanti gli anziani in difficoltà e quindi non c'è da escludere nemmeno questo. Poi per quanto riguarda altre cose, cioè, si parlava prima dell'emergenza sempre degli affitti, voglio fare dare il mio apprezzamento alle parole del collega Freschi, che ha spiegato e specificato meglio qual è la situazione. Non è solo una questione di costi degli affitti da parte dei proprietari, perché appunto la legislazione italiana è qualcosa di orrendo, perché non permette al proprietario di eventualmente poter allontanare l'inquilino che non paga, che fa danni e che non rispetta l'abitazione di proprietà altrui. E quindi c'è tutta una serie di inefficienze burocratiche, non si sa neanche per quali principi ideologici probabilmente, e quindi non è solo una questione di domanda offerta dal punto di vista del prezzo. Questo credo che debba essere anche chiaro, perché c'è una richiesta e chiaramente oggi con i mutui che non vengono più dati dalle banche, c'è anche in questo senso una richiesta maggiore di case in affitto, ma che poi si scontrano con tutti i problemi burocratici che abbiamo appena visto. Poi per quanto riguarda il resto della tassazione, c'è un minimo di segnale nella prima casa, lo 0,38, ma non basta. Non basta, in un momento in cui c'è una grande difficoltà e bisogna dare un segnale per riprendere, non basta. Si legge sui giornali che Pordenone rischia di essere la capitale della tassa, al primo posto da parte del Corriere della Sera in tutta Italia, come capoluogo. Quindi cioè, è una cosa allucinante. Da questo punto di vista bisogna tagliare da altre parti. Dopo si faranno valutazioni quando si affronteranno il bilancio di previsione, ma certamente certe voci devono essere tagliate in maniera maggiore, perché
altrimenti è fondato il sospetto che alcune spese siano direttamente mandate, che abbiano già un nome prima di essere insomma fatte, ecco. Quindi non può esserci la consapevolezza sempre di tassare sui risparmi, ma deve esserci anche sul futuro, e su questo devo dire che l'amministrazione non sta facendo granché bene. Grazie. Grazie consigliere. Nessun altro iscritto, pertanto dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto e comunico di dare avvio alle procedure di votazione. Si voteranno prima i due emendamenti, dopodiché si voterà la deliberazione. Pertanto pongo in votazione l'emendamento alla proposta di deliberazione numero 5 presentato dal consigliere Ribetti. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiuse le operazioni di voto. L'esito della votazione è seguente. Presenti 34, votanti 32, maggioranza 17, favorevoli 7, contrari 22, astenuti 3. L'emendamento viene respinto. Pongo ora in votazione l'emendamento presentato da vari consiglieri, le firme, comunque presentato dal primo firmatario, il consigliere Piccinato. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiuso l'operazione di voto. L'esito della votazione è seguente. Presenti 34, votanti 32, maggioranza 17, favorevoli 7, contrari 23, astenuti 2. L'emendamento viene respinto. Pongo ora in votazione la proposta numero 5/2014, imposta municipale propria anno 2014, aliquote e modalità di applicazione. Dichiaro aperte l'operazione di voto. Dichiaro chiuse le operazioni di voto. L'esito della votazione è seguente. Presenti 33, votanti 30, maggioranza 16, favorevoli 23, contrari 4, astenuti 3. La deliberazione è stata approvata. Pongo ora ai voti la sua immediata eseguibilità. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiuse le operazioni di voto. L'esito della votazione seguente, presenti 33, votanti 30, maggioranza 21, favorevoli 23, contrari 4, astenuti 3. L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. Bene, passiamo ora alla proposta di deliberazione numero 6/2014, tributo sui servizi indivisibili, TASI, determinazione aliquote e detrazioni per l'anno d'imposta 2014. La presentazione c'è già stata, pertanto dichiaro aperta la discussione. TASI. Non vedo nessun iscritto. Non vedo iscritti. Bene, passiamo al secondo intervento. Nessun iscritto? Dichiaro chiusa. Consigliere Dalmas. Secondo intervento, perciò 5 minuti. Prego. Allora, grave errore, assessore, aver liquidato la vicenda di prima in questo modo per i dati che vi ho fornito, anzi sono i dati vostri del comune, cioè 2000 alloggi sfitti. Pensate a quello che state facendo. Avete deciso che questi si tassano allo 0,76 e quindi andiamo avanti così. Sta sbagliando su questo. Dove era necessario riconoscere i meriti dell'amministrazione, questo gruppo l'ha fatto, dove invece vi troviamo così eccessivamente burocratici nel modus procedendi, ve lo dobbiamo dire. E questo è un problema di mercato. Cioè o qui troviamo il modo di introdurre dei meccanismi che rimettano in piedi il sistema delle locazioni,
e questo lo dicono le principali associazioni sindacali, dall'ANCE, Confedilizia, a tutti gli altri, dicono guardate che sulle locazioni dobbiamo rimettere in piedi il meccanismo edilizio, far incrociare domanda ed offerta, perché l'effetto di TASI e di IMU sarà tale da vanificare quello che è stato l'introduzione della cedolare secca, che viene di fatto vanificato dalle imposte introdotte da Monti e dai coefficienti catastali di Monti, che dovevano essere sperimentali, ma sperimentali non lo sono più perché sono diventati definitivi. Su questo un po' di maggiore attenzione l'amministrazione la deve mettere. Venendo alla TASI, il cui acronimo evidentemente non è stato immaginato da qualcuno che vive da queste parti, e la TASI è l'IMU che ritorna dentro, questo è il regalo che ci lascia il buon Letta alla fine di, con la legge di stabilità dicembre 2013. Quindi ritorna dentro l'IMU e la pagheranno sostanzialmente tutti quanti. Se le simulazioni vostre sono giuste, praticamente pagheremo un po' meno di IMU, ma sostanzialmente il concetto, i dati sono quelli lì. Sui grandi numeri di questo bilancio, il dato, se il consigliere De Bortoli mi permette perché mi disturba, sui numeri di questo bilancio... voi avete una singolare attenzione a dimostrare che è aumentata l'autonomia finanziaria. È aumentata l'autonomia finanziaria in quanto è aumentata la capacità dell'ente di rendersi autonomo o libero da quello che è il condizionamento dei trasferimenti. Ricevo meno trasferimenti, però sono, ho maggiore autonomia impositiva, quindi di fatto applico la TASI e vado a rimpinguare quello che non prendevo prima. Io ancora non ho ricevuto risposte rispetto all'intervento di questa mattina perché non mi avete convinto, ma lo vedremo poi nel bilancio di previsione, anche quando questo comune vorrà fornirci un po' di documentazione a riguardo. Non sono così convinto che i numeri coincidano, come dice lei, ma me lo spiegherà e ce lo dirà in modo puntuale. Sulla questione della autonomia impositiva che aumenta, dico che questo comune, come molti altri comuni della regione Friuli Venezia Giulia, ha beneficiato in questi anni di crisi di livelli che non sono paragonabili al resto d'Italia. Nel resto d'Italia i tagli alle amministrazioni comunali sono stati del 20 e del 30% nei trasferimenti ordinari dallo Stato e dallo Stato per il tramite delle regioni. Qui l'applicazione del federalismo ante litteram e comunque il nostro sistema statutario, legge costituzionale del 63, regione Friuli Venezia Giulia, e quello che è stato poi che ne è derivato, comparto unico del pubblico impiego e sistema delle autonomie, beh, devo dirle, governavamo noi allora, governate voi oggi la regione Friuli Venezia Giulia, la quota dei trasferimenti è pressoché invariata, sono non significative discostamenti tali da significare default o ricorso all'autonomia cosiddetta impositiva. Avrei preferito che su questa partita della tassazione sulla casa il segnale delle detrazioni che in ambito TASI può essere fino all'esclusione dell'aliquota, voi scegliete l'1,25, l'1 è il minimo, ma l'amministrazione può anche non applicarla, avessimo ragionato su una partita diversa. Deve concludere, consigliere. 2 milioni di euro possono essere recuperati dall'amministrazione comunale. A giugno ci sarà, come sempre, la regione Friuli Venezia Giulia farà, e quindi lo farà anche la Serracchiana, e vi darà un po' di argent che rimane, no? Quindi è sulle scelte di fondo che non riesco a seguirvi, perché di fatto il tenore delle detrazioni che applicate sono quelle previste sostanzialmente
dalla legge nazionale, quindi non avete fatto un grande sforzo interpretativo, così come per quello che riguarda tutta la partita dell'IMU che abbiamo visto prima, sullo sfitto incolpevole non ci avete detto una parola sostanzialmente, ma noi sappiamo che ci sono 2000 alloggi in quelle condizioni. Devo concludere? Deve concludere. Ho concluso per 5 minuti. Grazie. Consigliere Passoni, prego. Sì, brevemente, perché come PD ci siamo dati un'autoregolamentazione dei tempi, quindi di non intranciare l'approvazione dei... Però mi sembra giusto e doveroso sottolineare, al contrario di quello che dice, pur condividendo parte dei suoi ragionamenti, però non completi, del collega Dalmas, noi comunque adottiamo in questa fase, che è la prima applicazione della TASI, quindi come si sa, quando si introducono, speriamo che in futuro non solo il Comune ma anche il Paese sia liberato da numerose tasse, no? numerosa burocrazia, e io spero che nei prossimi mesi su questo versante ci sia un segnale fin da mercoledì 12 marzo. Vorrei dire che è importante che ci siamo attestati su un'aliquota che attualmente è da considerarsi la più bassa, anche se non è la più bassa in assoluto, perché si potrebbe applicare lo zero. Ma Dalmas Franco sa benissimo che i trasferimenti dell'IMU, no? per la casa, insomma, sono una cosa a cui non possiamo rinunciare tout court. Diversamente invece il discorso per quanto riguarda le case sfitte, di quell'emendamento che è stato presentato dai colleghi in precedenza, che sul quale tra l'altro l'amministrazione ha dato una forte attenzione, ma in questa fase ha detto non so bene quanto mi costa, è un bilancio, bisogna valutare queste cose, perché nel tutto il ragionamento che è stato fatto anche dalla maggioranza, cerchiamo di contenere la tassazione per una questione di equità sociale, ma anche per cercare di evitare che ci siano ulteriori attività che si chiudano, e quindi questa è l'attenzione che c'è, non è che non c'è, questo bisogna sottolinearlo. È chiaro che però poi i servizi vengono erogati, di conseguenza tu devi in qualche modo coprire questi fondi di cui necessitano i servizi per poter essere esplicitati ed erogati nella maniera più corretta e comprensiva possibile. Per cui penso che questa attenzione permarrà anche nei prossimi mesi, e quindi se sarà necessario e se sarà possibile, tenuto conto che comunque è in fase sperimentale, di prima applicazione, un minimo di prudenza l'amministrazione se la deve concedere. Ma stia tranquillo Dalmas che tutte le situazioni di debolezza verranno considerate, e sono convinto anzi che l'amministrazione terrà conto, perché siamo sempre stati molto attenti su questo versante, e mi pare che il contenimento, la riduzione addirittura, questo poi la discussione sulla TARI successiva, dimostrino questo sentimento dell'amministrazione comunale che nessuno può disconoscere. Grazie. Grazie consigliere Passoni. Consigliere Tomasello, prego. Grazie Presidente. Io capisco lo sfogo del consigliere Dalmas, che parlando anche dai banchi dell'opposizione può anche dire cose, ha il diritto anche di dire cose non vere. Infatti, come ha detto prima l'assessore, come ha ribadito il collega Passoni, l'introduzione della TASI è stata appunto è legata proprio alla necessità da parte di questa mia amministrazione di recuperare 6,6 milioni di euro mancanti dai trasferimenti IC prima casa. Quindi questa amministrazione non ha voluto e cercato un euro in più. Noi stiamo avanti a cercare i 6,6 milioni di mancati trasferimenti. Non potevamo tagliare ancora senza colpire, mi faccia parlare, duramente i servizi dei cittadini. Abbiamo messo un'aliquota dell'1,25 per mille, non ci sarà quella stangata che ci ha dimostrato prima l'assessore Mazzer.
L'amministrazione non ha cercato un euro in più, non ha voluto un euro in più da parte dei cittadini. Per questo noi condividiamo la scelta che è stata fatta dall'amministrazione, questa scelta premiale appunto con le detrazioni, la scelta di non far pagare agli inquilini la TASI di fatto, perché la detrazione porterà al risultato che l'inquilino non pagherà mai. Questa è una scelta politica importante, e per questo sicuramente il nostro giudizio favorevole, il nostro giudizio sulla delibera è un giudizio favorevole, quindi conseguentemente ci sarà anche un voto favorevole. Grazie. Grazie consigliere Tomasello. Consigliere Ribetti, prego. Grazie presidente. È bello ascoltare i dibattiti, perché poi ognuno la vede dal punto di vista da cui vuole leggere le cose. Com'è anche bello poi vedere come l'amministrazione, ma spesso si vanti di essere sui giornali, siamo stati bravi, ci hanno detto che siamo i più bravi al mondo a fare raccolta differenziata, a fare questo, a fare quell'altro, salvo poi dire che gli stessi giornali, hanno preso una cantonata quando invece gli vanno a dire cose contrarie. Quindi è anche divertente da questo punto di vista, ognuno se la canta, se la racconta e se la dice. Mi ricordo che quando discutevamo gli altri bilanci, quando in regione c'erano dei colori diversi, sentivi la maggioranza che si strappava le vesti, mi ricordo ancora chi era l'assessore mio, non ci danno soldi, calo di contrazione di risorse regionali, perché la regione è cattiva, la regione è governata dal centrodestra. Quest'anno invece che abbiamo lo stesso colore dovrebbe arrivare una pioggia di soldi di questo comune, che a un povero consigliere di minoranza verrebbe da dire, ma scusate, governate, avete sempre detto quando andremo noi in maggioranza vi riempiremo di soldi, adesso soldi, come mai? E quindi non c'è bisogno di mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Allora, leggendo il giornale di ieri, francamente sono rimasto male, perché dico, ma scusa, siamo veramente così cattivi? Era l'articolo a cui faceva riferimento lei, l'assessore Corriere della Sera, che si può dire tutto tranne che sia un giornale di parte, perché adesso mancherebbe solo dire il Corriere della Sera, l'organo di partito di Alleanza, della 18 Alleanza Nazionale, un giornale di centrodestra. Quindi quando ho letto, e come me e qualche altro concittadino, che siamo i più cattivi di tutti, siamo quelli dove potremmo essere più cattivi di tutti, però non è che scrivono così sul giornale, dicono i 10 capoluoghi dove si prevede il maggior incremento, Pordenone, guarda caso, a 2, a 3, quindi le tipologie di abitazioni diciamo che vanno per la maggiore, mettiamola così, dovremmo essere più cattivi, speriamo che non sia così. Questo per dire cosa, assessore, mi ricollego a quello che gli ho detto prima, che come giustamente chi amministra decide la politica che deve fare, però sarebbe bello anche dirsi le cose. È inutile nascondersi, voi secondo me, come vi ho sempre detto, come forse se deciderò di restare sul bilancio vi dirò dopo, perché se deciderò di restare, perché francamente è avvilente venire a discutere il bilancio qua al comune, perché possiamo farvi le pulci su capitolo per capitolo, cercare di impegnarci, darvi le nostre idee e voi, a torto o a ragione, perché magari a parti invertite faremo la stessa cosa, non le recepite, perché avete una vostra idea e la portate avanti anche a scapito di quello che è il buonsenso spesso, per carità, questo non voglio dire che il buonsenso sia solo da questa parte, sono visioni diverse, però ritengo che un'amministrazione che guarda il bene dei cittadini delle volte debba essere un'amministrazione anche che, non dico umile che è una parola brutta, però in grado di fare un passo indietro per quello che è il bene veramente dei cittadini. Allora, tornando un attimo al discorso sugli emendamenti di prima, io non penso che una persona di buon senso come lei, assessore Mazzer, mi possa dire che c'è coerenza a fronte di due fattispecie diverse, da una parte sì e da una parte no, non è coerenza, questa è scelta politica, e allora bisognerebbe essere chiari con i cittadini e dire, cari signori, abbiamo deciso che chi deve essere tartassato per l'ennesima volta e chi ha gli immobili. Questo sì, no, ma guardi, sì, avevo citato io. Sì, ma l'hanno alzato quest'anno forse. Sempre comunisti. Mangiano i bambini. L'hanno alzata, no, ma l'hanno alzato, guardi, l'hanno alzata quest'anno perché le posso portare l'accordo quadro. Sì. È un impegno che le porto l'accordo. Non mi dica così perché sennò ho pagato sempre meno. Chiuso il siparietto. Comunque è così perché certo, c'è l'accordo quadro a casa. Aliquota zero, canone concordato, aliquota zero. Se poi l'hanno alzata quest'anno non lo so, ma l'hanno prevista. Cosa stavo dicendo e concludo. Quindi caro assessore, voi avete dato delle scelte chiare. Avete detto che dove volete andare a prendere i soldi. Benissimo. L'altra risposta che aspettiamo da voi, e lo vedremo più avanti,
e come voi volete utilizzare le risorse che avete deciso di prendere in questa maniera. Ecco, mi auguro che almeno da quel punto di vista sappiate dare delle risposte che non è che facciano contenti noi, ma che siano veramente dalla parte dei cittadini. Le preannuncio già che il voto del nostro gruppo non potrà essere a favore per questa ennesima stangata che vi apprestate a dare ai nostri concittadini. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Piccinato, prego. Grazie Presidente. Sì, chiaramente come si capisce anche il nostro voto sarà negativo, in quanto non si può continuare sempre ad andare a prendere negli immobili e negli risparmi. Mi dispiace non aver visto l'amministrazione che con forza batte i pugni sul tavolo, almeno quantomeno di facciata, lamentandosi per la schifezza del Salva Roma, a cui dobbiamo anche una parte delle tasse che vediamo qui, che vi apprestate a votare. E quindi detto questo, non è chiaro che si doveva fare di più, anche in ogni caso, perché tanti altri comuni che si sono visti tagliati i trasferimenti in maniera molto più notevole rispetto a noi, hanno invece sono riusciti a contenere le tasse rispetto ai propri cittadini o comunque mantenere il servizio a parità di tasse, mentre noi non abbiamo avuto dei tagli così consistenti, forse anche grazie al lavoro che di taglio di indebitamento che aveva fatto il centrodestra a livello regionale nella scorsa legislatura. Quindi ribadisco, anche in questo caso il nostro non potrà che essere un parere negativo. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Zanut, prego. Signor Sindaco, signor consigliere, due parole sulla questione casa. Bologna ha fatto questa azione per far emergere il nero, perché il problema delle grandi città è il nero, è l'emersione dell'affitto in bianco in maniera tale da poter valutare. Il mercato è completamente diverso di Bologna, è un mercato terziario, ok? E quindi sono azioni completamente diverse da quello che vogliamo fare noi. Dove sono i 2000 sfitti? Qua bisogna stare attenti a non confondere lo sfitto con l'invenduto. Gran parte dello sfitto è invenduto, quindi fa parte di tutti quegli interventi fatti negli ultimi 10 anni che non sono stati ancora venduti in gran parte nella zona centrale della città, perché questo fenomeno nelle zone periferiche non esiste, nel senso che chi ha fatto la casa l'ha fatto per sé e poi per pochi altri. Gran parte delle persone che avevano bisogno di casa sono uscite dal comune di Pordenone, quindi parlare di questi numeri è assolutamente fuorviante e strumentale. La questione va affrontata sicuramente. Il problema degli affitti era dovuto alla prevalenza di degli extracomunitari, sostanzialmente il fenomeno è questo per Pordenone, no? Che adesso sono andati, alcuni dei quali addirittura hanno comprato l'abitazione per Pordenone. C'è questo problema che gran parte di coloro che abitano un'abitazione sono proprietari, quindi siamo dell'ordine del 70-80%, e quindi è una questione che questa giunta si deve porre politicamente. Noi politicamente ci siamo posti l'unico problema che noi conosciamo come preciso, il problema del padre e del figlio, che in queste zone, soprattutto nel nord-est, è un problema che si pone con molta chiarezza. Quindi su questa questione noi interveniamo, e anche lì è utile che monitoriamo per bene questo fenomeno, perché cosa vuol dire padre e figlio, figlio convivente, non convivente, figlio in coppia, coppia di fatto, eccetera, eccetera. Quindi è l'unica azione che noi possiamo fare per migliorare la nostra condizione. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Pedicini, prego. Non siamo in dichiarazione di voto, siamo in secondo intervento. Prego, consigliere Pedicini. Allora, intervengo solo sulla questione immobiliare del comune di Pordenone, se mi permettete, giusto perché facciamo una piccola riflessione tutti quanti insieme. Mi dice che l'unica cosa che conosciamo, non dobbiamo confondere l'invenduto o lo sfitto per invenduto con lo sfitto perché non viene affittato. Il problema della situazione di oggi, che è una situazione molto grave, nasce da lontano, non nasce da questa. Noi diciamo che questa amministrazione l'ha già ereditato, signor Sindaco. Si è già, quando il Sindaco è arrivato con questa amministrazione, avevamo già dei dati che erano intorno 2.000-2.500 appartamenti sfitti in città di Pordenone.
Questo non è un problema che riguarda solamente i costruttori, tra virgolette, perché se riguardasse solo i costruttori, come se fossero entità che vivono in un altro pianeta, il problema è l'economia del nostro, della nostra città, del nostro territorio, in particolare della nostra città. Il problema ce lo dobbiamo porre, noi dobbiamo porre un rimedio a queste abitazioni, che anche se sono frutto, tra virgolette, di, vogliamo dire, di sfruttamento edilizio del territorio, non voglio usare un altro termine, perché qualcuno gliel'ha permesso di fare. Attenzione, se hanno costruito, lo hanno fatto non abusivamente, noi non abbiamo mai sanato, tranne qualche esempio di qualcosa, ma in realtà non abbiamo sanato situazioni difficili, abbiamo favorito uno sviluppo, vi vorrei far rileggere le varianti che abbiamo fatto nel passato. Noi oggi questa amministrazione parla di fare un piano regolatore, ma da Pasini, i primi Pasini, i piani regolatori non se ne sono mai stati rifatti, sono sempre state fatte varianti. E dopo 10 anni di Pasini abbiamo avuto 10 anni di Bolzonello, quindi questa amministrazione ha affrontato come primo problema il problema del piano regolatore. Allora voglio dire, è un problema che non ci riguarda? Io ritengo che ci riguarda tutti, riguarda l'economia del nostro territorio. Possiamo risolverla con il piano regolatore? Non possiamo risolverla solo col piano regolatore, perché quello che c'è, c'è. Non è che il piano regolatore prevederà di demolire quanto è stato fatto, no, quindi lo manterrà, dovrà anzi adeguarsi a una situazione che è stata costruita in passato. Allora possiamo noi fare invece delle norme e trovare delle possibilità perché si sviluppi per esempio un ricambio di abitazioni sul nostro territorio, voglio dire, siano abbandonate delle vecchie case o delle case che non sono più dal punto di vista del risparmio energetico, dal punto di vista della salubrità degli immobili, dal punto di vista della vetustà, e si vada verso le nuove abitazioni? Possiamo fare una politica che vada, che invogli ad andare verso queste nuove abitazioni? È sciocco da parte di un'amministrazione comunale fare questo? Allora io vi prego, tante volte, non ragionate in termini puramente ideologici, come dire, a pensare questi hanno speculato e allora adesso si arrangino, paghino e noi incassiamo. No, non è questo il termine che noi dobbiamo affrontare. Noi dobbiamo sempre avere presenti i nostri cittadini e dobbiamo fare una politica che ci porti invece a dire, bene, il mercato immobiliare della città di Pordenone è un mercato vecchio, avremmo bisogno di ristrutturarne, non dico l'80%, ma quasi, del totale degli immobili di questa città. Guardate che i condomini del centro di Pordenone, parlo di tutto all'interno ring, quelli costruiti negli anni 50 e 60, sono in condizioni, dal punto di vista del risparmio energetico, di salubrità dei muri, veramente preoccupanti, perché gli isolamenti ci sono e non ci sono, e sono quelli che sono stati fatti in quegli anni e venivano fatti con la lana di roccia, sebbene che adesso sarà polvere se andiamo a vedere dentro le murature. Andiamo a vedere in che tipo di situazioni abbiamo, il consumo energetico che viene dai riscaldamenti del centro città di Pordenone, guardiamo da questo punto di vista, allora ci rendiamo conto che forse dovremmo puntare, sì, a delle ristrutturazioni. Ma per puntare a delle ristrutturazioni non lo farete mai fin quando continueranno a starci all'interno di queste abitazioni, continueranno a viverci e non hanno possibilità diverse. E allora dobbiamo cercare di favorire un ricambio. E come si favorisce il ricambio? Attraverso la politica che noi mettiamo in atto. Se continuiamo a vessare questo tipo di attività, se continuiamo a pensare a che non ci interessa, non lo risolveremo mai. Ecco perché allora a volte anche la tassazione sulle abitazioni, se le nuove abitazioni hanno una tassazione inferiore rispetto alle altre, favorisce la possibilità di cambiare, favorisce la possibilità di rivolgersi. Ma questo lo può fare il Comune perché ha uno strumento in mano che è quello di regolare il mercato. Vedete, una volta a Pordenone, parlo di tanti anni fa, il Comune di Pordenone, ma parlo veramente di tanti anni fa, faceva da mediatore della situazione. Era, calmierava il mercato. Sapete perché molti sono andati a costruire in quel di Cordenonse, San Quirino, Porcia, molti abitanti di Pordenone, perché Pordenone ha tenuto sempre un certo livello? Perché si era deciso che determinate aree non venivano lottizzate, non c'era possibilità dell'attività edilizia su molte aree. C'era un mercato immobiliare che rispetto a una domanda che era da 10, l'offerta di Pordenone si manteneva a 5, a 4 e non si trovavano. Trovare un'area edificabile del comune di Pordenone, e parlo di 20-30 anni fa, era quanto mai impossibile. Ma perché chi amministrava questa città faceva questo? Lo faceva perché cercava di tenere il mercato su un certo livello. Voi sapete che noi oggi abbiamo
del costo a metro quadrato che è nettamente inferiore ad altre località vicino a noi, non parlo di Udine, parlo di Conegliano, di Treviso, è un salto totale. Nonostante questo, dove siamo arrivati oggi, che si vende il nuovo a 1500, 1600, 1600, si vendeva il vecchio a questa cifra qui, oggi si vende il nuovo, il borsino immobiliare. Deve concludere, consigliere. Concludo, degli agenti immobiliari, ma io non ho fatto il primo intervento. Va bene, ma non importa, sono andato a cambiare il disco orario se vi interessa. Il problema, non ho spostato anche la macchina, sai, non ho solo cambiato. Non ho solo cambiato il disco orario. Ecco, se no mi mettevano anche la multa. Allora voglio dire, no, ho spostato la macchina, lo so cosa devo fare. Allora il problema, e concludo. Silenzio, professore. Va bene, concludo. Con la TASI così come è formulata, non la voglio far tanto lunga, andiamo incontro a queste esigenze, ci abbiamo pensato. Bene, se non ci abbiamo pensato, ci dovremmo pensare. Su questo darò un voto di astensione, visto che il mio collega oggi non c'è perché è via. Ecco, suona anche il telefono. Invece, a mio avviso, vuole essere il mio intervento di stimolo anche all'amministrazione, perché affrontiamo questo problema, e lo dico anche alla maggioranza, senza vincoli ideologici, ma cominciamo a pensare che dobbiamo rilanciare anche il mercato immobiliare della nostra città se vogliamo rilanciare l'economia dell'intera città e del territorio. Grazie. Consigliere Pasut, prego. Grazie Presidente, raccolgo alcune cose che volevo dire, me le ha rubate il consigliere Pedicini, ma insomma, nel senso non intendo fare polemica, però i dati che il consigliere Zanuta aveva dato sono secondo me imprecisi, perché il numero delle abitazioni sfitte a Pordenone, almeno secondo quanto gli uffici hanno risposto ad una mia interrogazione, risultavano un paio di anni fa, un anno e mezzo fa, a 2500 case sfitte, e mentre le case e le abitazioni nuove erano 2000, ci avvicinavamo sostanzialmente al numero di 5000 abitazioni tra sfitte e nuove invendute. Allora, probabilmente ognuno dei 40 consiglieri che fosse seduto da quella parte dovrebbe fare la stessa cosa che avete fatto voi, perché ci sono delle disposizioni di legge, ci sono delle norme da seguire e quindi non c'è molta alternativa. Il problema, quello che manca secondo me, e che l'ha rilevato il consigliere anche Pedicini adesso, è che non c'è la fantasia, non c'è neanche la fantasia di immaginare una soluzione a costo zero, e questa secondo me è la cosa più grave di questo Consiglio Comunale, perché non basta avere gli assessori disponibili 24 ore al giorno a 2800 euro lordi, bisogna anche che questi in qualche maniera cittadini vengano anche soddisfatti con delle risposte che a costo zero non siamo riusciti a inventarci niente, e siamo alla fine del mandato, perché il prossimo bilancio non si farà nessuna azione eclatante, nessun provvedimento, perché lo sappiamo tutti che poi abbiamo l'appuntamento elettorale e ognuno vorrà mantenere la sua rendita, elettorale. E io credo però che questa storia non potrà più andare avanti più di tanto. È necessario, secondo me, che si pensino delle cose, si inventino delle cose. Noi abbiamo sempre manifestato, parlo della lista civica Il Ponte, disponibilità su questo, ma su questo vedo che la sordità di questa amministrazione rimane ancora un caso irrisolto. Colgo l'occasione per manifestare la nostra astensione a questa delibera. Grazie. Grazie consigliere Pasut. Consigliere De Bortoli, prego. No. Buongiorno Presidente, Sindaco, Giunti e consiglieri. Come il Papa. Volevo solo dire che tutto quanto il discorso che abbiamo fatto intanto rileva due elementi che portano alla disperazione, se qualcuno ci deve ascoltare, i nostri cittadini. Prima, la complessità delle regole che ci diamo. Questo Paese sembra che non riesce a semplificarsi. Cioè oggi, per qualsiasi cosa che noi ci prestiamo a fare, soprattutto quando va verso i cittadini, abbiamo bisogno di regolamenti incredibili, con tutte i distinguo, vi dicendo, dove il cittadino, se noi diamo questi documenti che abbiamo noi qua oggi, no, prende paura,
su quello che c'è scritto. Però poi davanti a questi regolamenti che ci diamo emerge evidentemente cos'è la città di Pordenone, come è stata gestita, portata avanti la città di Pordenone negli ultimi 10 anni, 15 anni. Perché se noi arriviamo dopo 20-30 anni senza avere un piano regolatore, ma ci mettiamo mani adesso, nessuno dice che non si poteva fare anche prima. E voi sapete benissimo che il piano regolatore è un documento fondante di come si costruiscono le città e di come si costruisce anche l'economia di quella città. Evidentemente abbiamo fatto tante varianti puntuali e quant'altro, elettorali o meno, che hanno portato oggi ad avere una città che sotto l'aspetto economico è un fallimento, perché è davanti agli occhi di tutti. Io l'ho sollevato con qualche interrogazione 2-3 mesi fa, dicendo quali sono i provvedimenti di questa città per quanto riguarda l'economia. Cioè, sta chiudendo questa città, ma nessuno inventa, come diceva il collega Pasut, non c'è fantasia, applichiamo regolamenti e basta. Intanto la città muore. La città non attrae più, perché avere 5.000 case trasfitte e invendute vuol dire che è una città che non attrae più nessuno. E anche noi facemmo in passato l'accorato appello al sindaco dicendo intervenga nell'IMU, dia un colpo, dica che Pordenone dimezza l'IMU l'ultima volta che l'abbiamo applicata, che è stato possibile applicarla, in modo da attrarre gente, soprattutto le industrie, nei piani di insediamento produttivi, che anche quelli cominciamo a vedere che si svuotano, e dove c'è lavoro, dove c'è capannone, poi arrivano anche coloro che lavorano e cercheranno di trovare la casa vicino al lavoro, anche qua tutto è cascato nel nulla. E oggi ci meravigliamo perché abbiamo 5.000, ma scusate, 2005 dice il mio capogruppo, mi corregge, ma anche 2005 sono enormi, però vi ricordo che quando in quest'aula io dissi ma perché autorizzare un pirolotto, perché ogni sindaco che passa qua ne fa uno, vi ricordate quello fatto da Pasini in via Selvatico in mezzo alle casette che fece quel condominio, no? Che tutto si ribellò e noi e voi che eravamo da questa parte di qua siamo insorti per quello che è stato fatto lì. Questa amministrazione ha approvato il pirolotto dove c'è il bistrò, anche lì sono delle casette, vedete questa bella costruzione che va su, che deve ospitare il Congafi, Congafi lì. Ma non riusciva il Congafi a trovare o acquistare una di quelle aree che abbiamo appena detto adibita ad uffici a Pordenone che sono chiuse e invendute? Si doveva occupare anche quel piccolo fastidio di terra che c'era in quella rotonda? Così ci inibisce eventualmente se domani questa città, vista l'arteria che si sta parlando, via Cappuccini e via del Belunello, ci siamo inibiti eventualmente per il futuro la possibilità di allargare quella rotonda che è diventata un punto cardine della viabilità di Pordenone. Questi qua stanno costruiti questo bel pirolotto, andate a vederlo, è lì, con delle villette accanto, ostruendo anche il sole a quelli che ci abitavano. Sembra quasi che Pordenone avesse necessità anche di occupare quel piccolo pezzo di terra. Ma dico, al di là di quello, e guardate che anche lo Gaffi, c'è gente nostra, vostra, di tutto, ma è questione di buonsenso. Come si fa a costruire ancora Pordenone dopo i dati che sono stati rilevati qui, evidentemente? Allora dico, dobbiamo, come diceva anche il collega Pasut, avere un po' di fantasia per come fare ad occupare queste abitazioni che sono sfitte o invendute. Beh, il modo che state affrontando le problematiche di Pordenone sicuramente non vanno in questo senso. Se poi il manifatturiero, come è accertato, andrà a decrescere, forse anche qualche extracomunitario abbandonerà la zona, perché loro sono più avanti di noi sulla stanzialità e dunque andranno nelle zone dove c'è lavoro, beh, Pordenone potrebbe solo accrescere lo sfitto e l'invenduto. Non vedo nel prossimo futuro che potrà sopperire a questo. E allora mi ricollego un po' a quello che qualcuno ha detto, no? La necessità di riduzione del gettito ci porta ad applicare per pareggiare. Ma dico, ma è mai possibile che questo paese, nella situazione in cui è manca il lavoro, abbiamo le famiglie in crisi e vediamo la crisi cosa vuol dire, l'ultima delle tre piccole che tutti quanti ci scandalizziamo, sono segnali importanti che succedono in altri posti, ma domani potrebbero succedere anche nel nostro territorio, ovvero mancata di occupazione, non ce la faccio più, faccio una strage e via dicendo. Dobbiamo preoccuparci di queste cose,
che sono segnali importanti, quello che succede nel nostro paese. Allora dico, questo fatto qua, è mai possibile che noi non possiamo arrivare al punto di dire facciamo noi la nostra spending review, cioè facciamo noi il risparmio e leviamo dalle mani, diciamo, anche se lei, assessore, ha fatto un buon lavoro, ma applica la liquida dell'anno scorso, ma le cose non sono uguali l'anno scorso, sa? Deve l'occupazione è aumentata, la disoccupazione è aumentata in questo paese, le preoccupazioni sono aumentate, allora qual è il segnale migliore a dire ai cittadini, ma vabbè ci mancano 6 milioni, cominciamo noi a fare i primi tagli, magari ce ne stanno solando 4 invece che 6,6, vero? Allora era un buon senso, perché lo chiediamo solo agli altri di fare questo, ma era un significativo esempio se anche nel piccolo potevamo cominciarlo a fare noi. Grazie. Grazie consigliere. Nessun altro è iscritto a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione. Do la parola all'amministrazione per un'eventuale replica. Prego, assessore. Grazie presidente. Ringrazio anche tutti i consiglieri per il dibattito molto interessante. No, io avevo bisogno proprio di precisare alcune cose che riguardano sto problema dei tributi. Ho ascoltato con attenzione tutti i contributi che ci sono stati e i contributi di fatto ci dicono potevate fare qualcosa di più, e credo che sia una posizione assolutamente corretta quella di un'opposizione che serve da stimolo alla maggioranza, dice, rispetto a quello che avete prodotto si poteva fare qualcosa di meglio. Io sarei stato più preoccupato se qualcuno mi avesse detto bisognava fare qualcosa di diverso, allora probabilmente saremmo andati in una direzione anche di mettere in discussione qual è stato l'orizzonte sul quale abbiamo mirato, perché l'orizzonte è stato assolutamente molto semplice e trasparente, lo abbiamo dichiarato fin dall'inizio. A parità di trasferimenti non vogliamo aumentare i tributi. E così abbiamo fatto, a parità di trasferimenti non abbiamo aumentato i tributi. Li abbiamo ridotti non tanto rispetto a come voleva l'opposizione, facendo tagli che per noi sono stati importanti, di un milione, lo vedremo dopo nel bilancio di previsione, 1,7 milioni in meno di spese, proprio per venire incontro a tutte queste richieste che avevamo di detrazioni, di considerare alcuni aspetti di equità. Io sono soddisfatto soprattutto di una cosa, che la direzione, l'orizzonte è stato quello che quest'Aula ha condiviso, quella che non si può tassare di più i cittadini, più di così non si può e bisogna cercare di abbassare le tasse. Noi abbiamo un problema perché è difficile confrontarci se siamo i primi, noi siamo i primi. Ho cercato anche stamattina su Google di vedere se c'era una TASI applicata nel resto d'Italia e non sono riuscito a trovarla. Tra poco questo problema lo affronteranno anche gli altri comuni. Sono d'accordo, consigliere Damas. Noi abbiamo avuto un po' di sicurezza in più che la Regione nel passato ci ha garantito, ci ha attutito gli effetti della crisi che altri comuni hanno subito in tutta Italia, e la Regione ci ha invece ce l'ha un po' attutito in questa Regione. Magari adesso qualche problema c'è anche dal punto di vista regionale, perché questa mediazione della Regione sul patto di stabilità, sui trasferimenti, anche sul decreto Salva Roma, insomma, noi non l'abbiamo assolutamente considerato, questo decreto non rientrava nelle nostre opportunità di salvaguardare il bilancio del Comune, abbiamo fatto senza il Salva Roma, no, il bilancio del Comune, per fortuna. E questo è un problema probabilmente di qualcun altro che ha richiesto che si andasse un po' oltre alle misure che erano previste in precedenza proprio per salvare i bilanci. Io credo che Salva Roma significa aumentare dello 0,8 rispetto alle condizioni che avevamo prima, quindi incrementare ulteriormente i tributi a scapito dei cittadini. Per fortuna noi non abbiamo bisogno di questo 0,8, anzi non abbiamo utilizzato neanche il massimo che il legislatore ci aveva messo a disposizione. Io non so quanto sia l'1,25 della TASI rispetto agli altri comuni, lo scopriremo presto. E scopriremo che se rispetto agli altri abbiamo garantito a questo territorio condizioni migliori, più efficaci dal punto di vista dell'applicazione del tributo. Io sono disposto a scommetterci.
Valeva la pena di prendersi qualche rischio, sì, valeva la pena di prendersi qualche rischio, perché vale la pena di avere un bilancio in tempi ragionevoli, non in tempi assolutamente irragionevoli come quelli dell'anno scorso. Perché l'ho detto in commissione, l'ho detto alle circoscrizioni, il fatto che lo approviamo adesso per noi è un valore aggiunto, perché ci permette di lavorare, nel senso che avete anche auspicato, continuiamo a produrre risparmi, continuiamo a fare sinergie, continuiamo a produrre anche quelle economie di scala che ci permettono il prossimo anno probabilmente di avere un bilancio ancora migliore dal punto di vista dei tributi, mantenendo, salvaguardando l'architettura dei nostri servizi, perché credo che equità fiscale, equità sociale sia anche questo, bilanciare il sistema tributario con il sistema dei servizi, perché i servizi vengono erogati proprio perché non se li possa permettere solo qualcuno. Io con questo poi parleremo di Tari, anche lì vedrete un attimino gli sforzi che abbiamo fatto, li giudicherete, sicuramente direte che si può fare ancora meglio, sicuramente si può fare ancora meglio, ci proveremo, non ci fermiamo con questo bilancio, consideriamo questo bilancio come il Vangelo che ci accompagna per tutto l'anno. Questo bilancio è semplicemente il punto di partenza per un lavoro che prosegue nel tempo. Riguardo agli articoli del Corriere della Sera, fa riferimento sempre agli aumenti potenziali massimi. Mi suggerisce l'assessore Conficoni, noi partiamo da un livello molto basso e se considerassimo il potenziale aumento maggiore, è chiaro che noi siamo in testa, siamo i primi nel gap. Se invece confrontiamo quello che oggi facciamo noi con quello che faranno gli altri tra poco, perché prima o dopo li affronteranno questi problemi, allora forse avremo un termine di paragone che potrebbe essere utile al Corriere della Sera per capire cosa è successo in realtà. No, tutti gli esempi, abbiamo fatto già gli esempi sullo 0,76, l'anno scorso l'aliquota più bassa per l'IMU seconda casa, più bassa in tutta Italia tra i comuni capoluogo. Se qualcuno farà meglio lo vedremo nei prossimi bilanci quando li approveranno, perché fino adesso in Friuli Venezia Giulia io non ho conto neanche di bilanci portati in discussione in giunta. Noi abbiamo portato questo bilancio in giunta 40 giorni fa. Questi sono i tempi tecnici che da quando abbiamo deciso in giunta ci permettono di arrivare all'approvazione in consiglio. Se devo essere sincero, l'obiettivo per il prossimo anno è di arrivarci entro dicembre e noi ci punteremo, proveremo ad arrivare a approvare il bilancio entro dicembre, perché questa è la data giusta per approvare i bilanci, per permetterci dal 1° gennaio di operare con non incertezze ma certezze che una organizzazione di 500 dipendenti chiede per poter operare. E soprattutto per aver 12 mesi di tempo per produrre anche risultati maggiori che poi si possono dimostrare in sede di consuntivo con l'anno successivo nel bilancio di previsione. Grazie. L'emendamento è già stato illustrato, vi è stato distribuito, pertanto la deliberazione che andremo a votare è emendata. Bene, passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Consigliere Ribetti, prego. Grazie Presidente. Avevo già anticipato la dichiarazione di voto prima, la ribadisco, il voto del nostro gruppo sarà un voto contrario. Però ci tenevo a ribadire anche due cose sono emerse, più che altro rispondere a due ragionamenti fatti dai colleghi della maggioranza, sui quali non mi trovo d'accordo. Perché quando prima sentivo parlare di non confondere le case sfitte con quelle invendute, stiamo parlando di immobili che sono sul territorio, stiamo parlando di immobili, torno a dire quello che ho detto prima ancora nel mio intervento, dove andate a pescarla la ricchezza, e bisogna capire cosa intendiamo. E nel raffronto che prima è stato fatto, quando si viene a dire che, tornando sull'esempio di Bologna, si voleva far emergere il nero, ma attenzione signori, stiamo dicendo due cose diverse, perché pagare un'aliquota ICI zero, ribadisco, le do anche la delibera di giunta, questo è per l'assessore Mazzer, delibera del 12 febbraio 2008 del Comune di Bologna 32185,
per tornare al discorso che ha fatto. No, ma adesso vengo al ragionamento dell'IMU, adesso arrivo anche all'IMU, per dire che la partita con... Ma nel 2008 c'erano conti diversi, assessore, lo sa meglio di me, c'erano trasferimenti e gettiti diversi, ma allora si torna sul discorso che le facevo io prima, la politica di un'amministrazione, dove vuole andare l'amministrazione? Vuole aiutare, vuole far trovare domanda e offerta, vuole far sì che le fasce deboli siano aiutate veramente, non solo a parole, o no? Perché se lo vuole fare, azzera l'aliquota e fa meno di introitare quello che voi adesso introitate. Lei prima faceva riferimento all'IMU, finiamo il discorso. Comune di Bologna, ancora una volta, vi ha dato, non è che parlo di Bologna, parlo di Bologna per un caso che conosco, ce ne saranno magari anche altri, però il segnale che dà il Comune di Bologna ha un'aliquota che va per le case allo 0,5, allo 0,5 per l'abitazione principale, al 10,6 per le case sfitte e al 7,6 per i contratti canone concordato adesso, come lei ricordava, però li equipara a tutte le altre, diciamo, fasce deboli. Non va a tassa, quindi un passo in avanti le fa. Noi non mi può. Sì, ma perché forse abbiamo meno anche sull'aliquota principale, noi lo 0,38. Abbiamo, ma il Comune di Bologna forse ha qualche servizio in più che deve erogare? Vogliamo parlare di una città metropolitana, di un'area metropolitana con dei vincoli diversi, con 508.000 abitanti, con i servizi che può dare il Comune di Pordenone? Dai, allora, non ci nascondiamo. No, ma io sto facendo un esempio su come si muove un'amministrazione che vuole dare dei segnali per tornare a chiudere il discorso di prima e dire, secondo me, che non era coerente quanto la risposta dell'amministrazione e quanto sostenuto, secondo me, da qualche consigliere di maggioranza. Voleva finire qui il mio ragionamento, dandogli dei dati che poteva confrontare. Grazie. Grazie consigliere Ribetti. Nessun altro iscritto per le dichiarazioni di voto? Consigliere Dalmas, prego. In realtà intervento prima di Pedicini e di altri colleghi va nella direzione di ciò che da tanto tempo si dice in questo Consiglio Comunale. E cioè sulla politica non è lei, signor Sindaco, il responsabile di queste scelte, ma appartengono alle amministrazioni che l'hanno preceduta, dove si è ritenuto di procedere ai risultati che abbiamo oggi, cioè 2.000 alloggi sfitti in venduti, poi mi correggerà il consigliere qui davanti sul concetto sfitto in venduto, ad anni in cui si pensava che fosse giusto, insomma, procedere in questo modo, fare cassa in un determinato altro, beh, di fatto abbiamo riempito la città di immobili. Salvo poi ragionare al momento sul piano urbanistico in cui diciamo che abbiamo mangiato territorio, abbiamo mangiato troppo territorio, quindi bisogna recuperare quello che c'è perché non ci espandiamo più. Salvo poi scoprire che l'amministrazione comunale, quella sua, è particolarmente attiva sul cosiddetto conurbamento, no? Comune, capoluogo di provincia, pensa, si immagina di organizzare da primi servizi per una realtà di 90.000 abitanti, grosso modo, no? Comprendendo, io sono assolutamente d'accordo con lei, credo che sia la strada giusta e da intraprendere, sono battaglie anche nostre queste, ritengo che i risparmi non si fanno chiudendo, unificando, fondendo i piccoli comuni montani che hanno cifre irrilevanti. Organizzazioni di scala devono avere una capacità di pianificatoria di almeno 100.000. Nella sanità sono 5 milioni gli abitanti sui quali si organizzano i servizi sanitari e quelli di complessità. In una città e in una dimensione come quella tipica regionale nostra, chiaramente tutto va ritarato e riconsiderato. Quindi su quelle cose, su quelle prospettive, siamo perfettamente d'accordo. Non sono d'accordo invece con voi, e lo ribadisco, perché ancora una volta
lo diceva prima De Bortoli, abbiamo bisogno di segnali chiari, precisi. Voi cercate di dare dei segnali, lo fate sull'applicazione dell'IMU per le aree, come si dice, mi corregga assessore, industriali, capannoni. C'è questo, ma probabilmente non è sufficiente, anzi credo non sia assolutamente sufficiente. E dico, avreste potuto e dovuto fare di più, perché la realtà, ripeto, del Friuli non è quella del vicino Veneto, non è quella della Lombardia. Qui sono diminuite il gettito complessivo e la ricchezza che si produce in questa regione, e questo lo sappiamo dal 2009 in poi, è calata, causa gli effetti della crisi, però i soldi che voi avevate sono sempre gli stessi. E quindi vuol dire che sono aumentate le spese. Quindi vuol dire che per arrivare alla parificazione del bilancio entrate e uscite sono cresciute le spese. Io dico dove sono cresciute queste spese, poi nel corso della giornata di oggi andremo così un po' più in dettaglio di queste cose. Sono tutte ugualmente necessarie? Punto di domanda. Ecco. Allora, quando ci fu il... e vado verso la conclusione, anche perché poi si ripetono sempre le stesse cose. Quando ci fu l'ingresso dell'IMU, primo decreto Monti, abbiamo detto sulla prima casa, tentammo un emendamento, allora io non faccio più emendamenti perché so che poi si infrangono contro un muro e quindi non ci rinuncio a priori. Avevamo il problema della prima casa, allora voi avete fatto una riduzione allo 0,38, mi pare uno degli unici comuni in Italia che abbia fatto questo. Erano 200.000 euro. 250.000 euro su quanti? Cioè, quanto batte il bilancio del comune? 100, su 6 milioni, perché continuiamo a ragionare lì sui 6 milioni. E avevamo detto anche dove avremmo potuto recuperare quei soldi. Avremmo potuto recuperare quei soldi rivedendo le spese allegre, dico spese allegre, tutte elettorali del bilancio che non era il suo, signor Sindaco, era di quello che l'ha preceduta. 600.000 euro che venivano dati così come argent alle varie associazioni. Pedicini, siamo stati due giorni. No? È stata una tragedia per me, due giorni con Pedicini, cioè una misura da semidetenzione, una roba del genere, due giorni con Pedicini e abbiamo individuato una serie di cose che poi nei bilanci ritornano, solo che adesso voi siete bravi perché le camuffate, non ce le fate vedere. Quanto costa la festa in piazza, assessore Moro? 100.000 euro, 200.000 euro all'anno di contributo dal comune? Non lo so, non lo so. Cioè, è chiaro che quello rispetto alla contribuzione che viene data al mutuo Cinema Zero piuttosto che al Pordenone Legge è nulla. Concluda, perché consigliere, perché siamo nulla. Oltre il termine. Deve concludere, abbiamo il pomeriggio davanti a noi. Il voto del gruppo di Forza Italia è contrario a questa proposta. Va bene. Grazie. Bene, nessun altro iscritto? Dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto e comunico di dare avvio alla procedura di votazione. Pongo in votazione la deliberazione avente seguente oggetto. Proposta numero 6/2014. Tributo sui servizi indivisibili, TASI. Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno d'imposta 2014, così come emendata dall'amministrazione. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiuse le operazioni di voto. L'esito della votazione è seguente. Presenti 32, votanti 32, maggioranza 17, favorevoli 21, contrari 6, astenuti 5. Pongo ora in votazione la sua immediata eseguibilità. Dichiaro aperte le operazioni di voto.
Dichiaro chiuse le operazioni di voto. Legge la votazione seguente. Presenti 32, votanti 32, maggioranza 21, favorevoli 21, contrari 6, astenuti 5. L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. Bene, come d'accordo in Commissione Capigruppo, sospendiamo i lavori che riprenderanno alle 14.30. Potete lasciare tutto perché l'aula verrà chiusa. Grazie, a dopo.